Ok, prego, accomodare. Chiudiamo la finestra, lasciarvi, non fare prendere presa. Noi siamo passati in giudicato, c'è la sentenza nel confronto. Sì, no, volevo. Ne va contesa, sì, sicuramente. Il 27 luglio. Quello forse parla della facoltà. In relazione alla facoltà di rispondere o di non rispondere. Sì. Io ho visto che noi siamo stati convocati come 210. Sì. Però secondo me sono passati in giudicato. È passato in giudicato e la dottoressa non aveva mai rilasciato dichiarazioni. No. Sì, ma alla facoltà di essere assistita, perfetto. Aspetta, controlliamo se ha la facoltà di non rispondere, non avendo rilasciato dichiarazioni. No, perché ha la facoltà, perché non ha mai assunto la posizione di chiamante di correo. Comunque per noi è indifferente, mi pare che lei voglia rispondere. Sì. Noi abbiamo fatto quella richiesta, comunque. Abbiamo fatto quella richiesta perché volevamo sapere che tipo di verbalizzazione dovevamo fare, cioè non avevamo attivato la videocamera per fare... tre parole di, di videoregistrazione, per non sprecare un CD, questo è tutto. Allora, iniziamo finalmente l'atto, sono le ore 12:15 del giorno 19 novembre 2013, è dinanzi ai pubblici ministeri, è presente Finazzi, Enrica già generalizzata in atti, sì. Assistita dal proprio difensore di fiducia, l'avvocatessa Curzio, come in atti indicati. Bene, allora, lei ha, al di là di tutto comunque, perché c'è interpretazione oscillante se lei ha o meno, non avendo mai fatto dichiarazioni prima, senza aver mai fatto quindi dichiarazioni sul punto, se lei ha o meno la facoltà di rispondere, tenga conto che nel corso dell'esame lei... quindi io per questo preferisco sentirla comunque con la forma del 210, potrebbe anche rilasciare dichiarazioni che potrebbero comportare delle responsabilità eventualmente a suo carico, perché c'è una vicenda che è coperta, ma ce ne potrebbero essere altre. Quindi lei, io le do comunque l'avviso della sua facoltà di astenersi e poi lei valuterà. La facoltà di astenersi è prevista dalle norme, per quella che secondo noi è la sua posizione, per i motivi che poi abbiamo già prima riassunto, e nel caso lei invece intendesse rendere dichiarazioni, sappia che tutto ciò che dirà verrà utilizzato o potrebbe essere utilizzato contro di lei per eventuali accuse, e per quello che lei direbbe a carico di altri le comporterebbe la... l'obbligo di testimoniare salvo le incompatibilità di legge. Quindi io la facoltà gliela indico comunque, perché lo dico, parlo sempre a carte aperte, perché nel corso del dibattimento collaterale è stata prodotta una memoria dal suo difensore dove erano delle frasi che in teoria potrebbero comportare delle responsabilità penali per lei per nuovi reati, quindi l'avviso prima e non sono prescritti quei reati. Quindi l'avviso prima, in modo tale che poi le sappia che cosa dire e come comportarsi. Quindi non è che lo facciamo così, vogliamo garantirla al massimo. Lei cosa intende fare? Vuole rispondere? Vuole rispondere, benissimo. Allora, innanzitutto ci dica lei, dato che è noto in atti che ha preso parte a questa vicenda, anche perché è stata citata pure dal dottor Fraticelli, ci dica lei a che ora di quel giorno ha preso contatti per la prima volta con il ricoverato Uva Giuseppe. Di preciso non me lo ricordo l'orario, però mi ricordo sicuramente risulta dal cartellino che ho timbrato. Quindi la sua risposta è non se lo ricordo. Mi ricordo che era intorno alle 5:30. 5:30 lei ha preso contatti con l'assistito, con il ricoverato? Intorno a quell'ora, adesso ho minuto più, minuto meno. E fino a che ora? Sono stata lì fino alle 8. Fino alle 8. E lei quante volte l'ha visto? Ma l'ho visto ripetutamente, perché sono stata lì parecchio tempo con lui. L'ha visto ripetutamente? Ero lì praticamente col paziente. Sempre? Sì. Tranne quando andavo a parlare col mio collega per riferire
altre cose comunque. Noi abbiamo in atti una relazione, una memoria depositata dal suo avvocato, l'avvocato Marino Curzio, nel procedimento che la riguardava. Lei la conosce quella relazione? Quella memoria? Sì. Cioè lei la condivide? Sì. Ecco, quindi le cose che ha detto l'avvocato sono state dette da lei, poi le preciseremo chiaramente, però qui innanzitutto parliamo di questo fatto. Lei se la ricorda? No, la mia domanda è un'altra. L'ho già fatta quella domanda. Le cose che ha scritto l'avvocato gli sono state riferite da lei? Sì. Ho capito. Quindi lei aveva già detto al suo avvocato che è sempre stato per tutto il tempo, circa due ore... Scusi, aspetti la domanda. Sì. No, se no non si capisce a cosa rispondi, certo. Se non finisco la domanda. Tanto viene tutto videoregistrato parola parola, quindi non certo. Si perde nulla, né la mia domanda né la sua risposta. Lei quindi aveva detto all'avvocato che è stato per due ore sempre a fianco al paziente? Due ore continuative? No. Andavo ripetutamente a vedere le condizioni cliniche del paziente, aspettando che fosse in grado di comunicare. Ripetutamente cosa si intende, scusa? Si intende che... Ci spieghi meglio. Si intende che in una prima fase il paziente era in uno stato di agitazione incredibile, per cui è stato necessario fare una blanda sedazione. Quando la sedazione ha cominciato ad agire e il paziente era possibile comunque comunicare, allora sono stata con lui a parlare. Ho capito. Ma alla mia risposta, alla mia domanda non credo che lei abbia risposto. Cioè, la mia domanda è, prima ha detto che è stato sempre con lui. Sono sempre stata non in pronto soccorso. Non mi interrompa, se no la domanda non è chiara. Sì. E quindi non lo può essere la risposta. Prima ha detto che è stato sempre con lui, tranne quando aveva necessità di allontanarsi. Adesso invece ci sta dicendo che ogni tanto andava da lui. Vuol dire che lei contemporaneamente svolgeva altre mansioni, aveva altri pazienti controllare, oppure si è dedicata esclusivamente a lui? Allora, mi sono dedicata a lui, ma nel frattempo guardavo anche sul computer per eventuali contatti che avesse avuto in pronto soccorso, per vedere dei dati anamnestici, no? E poi... E cosa ha verificato? Ho verificato che era aveva contattato il pronto soccorso abbastanza recentemente per un'allergia, per una crisi allergica. Ho capito. Però non avevo riscontrato invece patologie pregresse importanti o rilevanti. Quindi lei ha passato il tempo al computer quanto tempo? 20 minuti, un quarto d'ora, 20 minuti, nel tempo necessario perché il mio collega prendesse l'accesso e mi facesse vedere. Quindi prima di vederlo? No, prima l'ho visto. Quando l'ha visto, come l'ha trovato? Era in un franco stato di agitazione. Quando l'ha visto? Quando l'ho visto. Ho capito. Agitazione psicomotoria. Benissimo. Era molto... E l'ha lasciato in quello stato? No. Non l'ha lasciato in quello stato? Non l'ha lasciato. Cosa ha fatto? Ho fatto una blanda sedazione. Ha fatto una blanda sedazione e che ha avuto effetto? Ha avuto effetto, ma soltanto dopo una mezz'ora. E lei è stata per tutta la mezz'ora a fianco? Per tutta la mezz'ora a fianco no, andavo a vedere ma i 20 di volta in volta per vedere come agiva la sedazione. Ma i 20 minuti del computer sono all'interno di questa mezz'ora o sono dopo la mezz'ora? Sono all'interno di questa mezz'ora. Ah, ecco, quindi lei in questa mezz'ora in realtà 20 minuti è stato al computer, che è in un altro posto? Beh, 20 minuti stavo, ho guardato. È in un altro posto il computer? Adesso non mi ricordo, si sentiva il paziente, ma non era proprio dove c'era la... Come si sentiva? Si sentiva urlare il paziente urlava, era molto agitato. Il paziente urlava, ma lei a che distanza era dal paziente, scusi? Più o meno conosciamo il pronto soccorso, ci può spiegare? Se lei era nella stanza dove era il paziente? Col computer? Allora, all'inizio il paziente è stato messo nella sala lì d'entrata, dopo è stato spostato in un'altra saletta.
mentre lei era nel a guardare il computer, sì, il paziente era nella stessa stanza dove c'era il computer? No, non era nella stessa stanza. E in quale stanza era? Era subito lì all'entrata del pronto soccorso. Cioè subito dopo la prima barriera? No, allora. Il pronto soccorso, quando arriva l'ambulanza, li deposita, diciamo, lì proprio alla prima entrata, non nella sala dove c'è il medico. Cioè dove ci sono le sedie d'attesa? No, l'entrata dell'ambulanza è posteriore. Sì, ho capito, quella che è divisa dal vetro, dalla sala d'attesa. Da triage. Esatto, è divisa da un vetro. Ci sono delle... Sì, e lei invece dov'era? Io ero lì, quando l'abbiamo... No, al computer. Nella sala, adesso non mi ricordo se 1 o 2 del pronto soccorso. Bene, quindi non era nella stessa stanza. E sentiva urlare? Sì, ho urlato ancora urlava? Per un po'. Gridava maledetti e poi delle urla non comprensibili, proprio delle urla... urlava, cioè non erano delle parole proprio, come si dice, di significato, urlava. E con chi urlava in quel momento? Urlava, per conto suo urlava. Contro qualcuno? Urlava così in generale, non proprio riferito contro qualcuno. Ah, in generale. Urlava, maledetti, urlava, precisato... maledetti, non so chi fosse riferito. Non lo precisava. Sicuramente ha urlato anche a me appena mi ha vista, per cui... E cosa le ha urlato? Tra l'altro se mi avvicinava mi fracassava, cioè mi dava dei colpi. Ah, l'avrebbe picchiato? Quindi lei non si è avvicinata? Mi sono avvicinata quel tanto per consentire un minimo di dialogo. Ho capito, ma avvicinarsi non no, è importante. Avvicinarsi troppo no, perché sicuramente... E quindi lei poi è andata via al computer dopo? Abbiamo provveduto a fare una blanda sedazione. Come gliel'ha fatta la sedazione? Intramuscolo. No, voglio dire, come è riuscita ad avvicinarsi? E ci siamo avvicinati in 4 o 5 per tenerlo fermo. E chi erano gli altri? Erano, penso, infermieri. Infermieri, non forze di polizia? Forse qualcuno è intervenuto, anche nella forza di polizia. Su vostra richiesta? Francamente nel parapiglia, la cosa non ho... controllato, c'è anche la guardia giurata in ospedale che spesso interviene in queste situazioni a darci una mano per mobilitare. Ma questa scena lei la ricorda bene? È sicura? La scena della che ci sta descrivendo adesso? Sì. Che cioè quando è arrivato c'è stato tutto questo parapiglia, c'è stato bisogno di bloccarlo per fargli l'iniezione subito. Lei se la ricorda bene? Sì. Perché noi abbiamo sentito in dibattimento la guardia giurata, abbiamo sentito il dibattimento dell'infermiera del triage, nessuno ha riferito questa scena. Del fatto che è stato mobilizzato per praticare la puntura? Sì, sì, nessuno. Vabbè, strano. È strano, ho capito, però il problema è che lei mi ha dato atto di tutto questo da qualche parte in cartella clinica, nella sua certificazione? Sì, è stato praticato il Talofen. Mi pare anesse subito, intramuscolo. Sì. Quindi lei nella cartella clinica l'ha notato lei, l'ha fatto lei l'iniezione o l'ha notato Catenazzi? Chi l'ha notato? Io ho scritto la mia consulenza e poi di solito anche il medico del pronto soccorso scrive le terapie praticate. Di solito funziona così. E il medico del pronto soccorso scrive le terapie, ha detto lei, giusto? No, io scrivo che si pratica il Talofen per l'anesse e poi anche... Dica. Scusi, non ho sentito, mi perdoni. Lei ha scritto? Non ho scritto che ho la terapia che ho praticato, che ho consigliato di praticare. Benissimo. Allora, vediamo un po'. No. È diverso, vuol sapere chi ha fatto la puntura. La puntura chi l'ha la fatto? Puntura la fa l'infermiere. Sì, la puntura la fa l'infermiere. Ho capito. Ma quando è stata fatta lei era presente? Sì. Ed era appena arrivato quindi? No, non era appena arrivato. Allora, io ero a casa, mi hanno telefonato, per cui sarà passato un certo periodo di tempo. Essendo come si dice, non è una guardia attiva la nostra, io sono reperibile. Quindi, quando arriva un paziente che necessita di un controllo, di una visita psichiatrica, chiamano a casa. E tu prendi e vai e quindi timbri lei era a casa. E poi dopo io ero a casa quando mi hanno chiamata. Certo. Ma scusi, ma l'hanno chiamata quando era già arrivato? Certo. E quindi lei è partita da casa ed è arrivata? Sì. Quando ci ha messo? 20 minuti.
Quindi lei è arrivata in ospedale 20 minuti dopo che lui era già lì. Sì. Almeno 20 almeno, minuti. Almeno 20 minuti, sì. Il tempo che è, diciamo mezz'ora è il tempo più, sì, più giusto, perché devono almeno averlo visto per capire. Eh sì, certo. Non è che l'hanno avvisato in anticipo, corri che sta arrivando qualcuno. No, assolutamente no. Cioè, non funziona così. No, non funziona. Come così funziona? Funziona che chiamano, guarda, c'è un TSO, vieni. Quindi era già lì. Era già lì. Era già lì. Quindi dobbiamo spostare di circa un'ora l'orario che ha detto lei, perché lui è arrivato alle 6 a pronto soccorso. Può essere, insomma, mi ricordo di preciso perché ho timbrato e non sono stata a guardare. Quindi dobbiamo spostare alle 6:30 almeno il suo arrivo. Sì, vabbè, sì, io sto facendo le domande. Sì, se ci avete il timbro. Io ho il timbro, per cui risulta dal timbro, risulta da quando ho timbrato. Ci abbiamo prodotto allora, con la, sì, con la relazione tricomi ci sono i riferimenti alle timbrature. Quella all'ultima udienza che avete fatto. O c'era già prima? C'era già prima, nella relazione memoria tricomi, dottor allora, tricomi legata alla vostra memoria, no? Non è la memoria, è proprio la perizia. Ah, è quella. Vediamo se la troviamo, per favore. È proprio nell'ultima, nel sottofascicolo nostro. Forse non è lì, maresciallo. Chiedo al segretario. Comunque è un dato di fatto che lei è stata chiamata dopo che lui era già arrivato. Sì. Quindi ci è voluto il tempo necessario che lei arrivasse. Sì, certo. Ce l'ha lì? È quella? Su una relazione comunque, questa qui. No, no, quella. Le timbrature sono. Quelle sono le timbrature, la relazione ce l'ho qua. Grazie. E infatti lei è arrivata alle 6:21. Timbrata alle 6:21. Il badging dov'è? Il pronto soccorso? Sì. Quindi lei è arrivata, sì, il tempo che. Il tempo di timbrare, poi dopo non mettiamo di solito neanche mettiamo il camice per essere più veloce. Quindi 6:30. Tempo accettabile, 6:30, 6:27, 25, vabbè, quello che è. Quindi mezz'ora dopo che lui era arrivato. Quindi lei non l'ha visto subito quando è arrivato, l'ha visto dopo mezz'ora. Certo. Benissimo. E cosa le hanno raccontato e raccaduto in quella mezz'ora? Lei l'ha chiesto? Sì, mi ha detto che non aveva mai smesso di urlare. Non aveva mai smesso di urlare. Quindi lei l'ha trovato in condizioni di grande agitazione. Ho capito. E dove ne ha dato atto di questo? Lei quanti certificati ha fatto? Certificati? Consulenza, certificato. Quanti ne ha scritti lei quel giorno? Uno. Scusi, glielo mostro da lontano per sì, capire. Quello? Sì. È questo quello che lei indica, questa parte qui? Questo? La fotografia? Sì. No, no, se le ha dimenticati. Diciamo. Se sono da lettura le posso fornire un più uno, il più uno no. No, il più uno va benissimo. Ecco, guarda. Scusi, così almeno ci togliamo l'imbarazzo. È questo? Sì. Perfetto, quindi questa è l'unica relazione che lei ha fatto. Sì. La sua grafia? Grazie. Benissimo. La sua grafia? E ha fatto, non lo so, sì, lei? Sì, sì, la mia grafia. È la sua grafia? Sì, sì, sì. Ok. E l'unica relazione che lei ha fatto. E questa quando l'ha fatta? Subito? Sì, l'ho subito fatta subito. Quando è arrivata? Sì, no. Cioè, qui ho cosa leggo? Visto, quello che lei ha visto? No, questa l'ho fatta dopo. Ma ha dato atto di tutto dall'inizio, di come l'ha trovato, di come. No, è un riassunto della sì, situazione. Ho capito, ma è la fotografia di quando lei va via o è la fotografia di come era quando l'ha trovata? Non è proprio una fotografia, diciamo, è un po' una sintesi. Quindi è fatta alla fine? È fatta alla fine. Allora, noi dal suo foglio vediamo che lei va via alle 8:29. Sì. 8:29. Sì. Quindi lei è andato via che lui era ancora in reparto. No, lui era ancora in pronto soccorso. Sì, in reparto, in pronto soccorso. Sì. In quel reparto. In quel reparto, certo. Quindi lei questa relazione quando l'ha fatta? Prima di andare via. Un po' alla prima, fine? Sì, più o meno. Sì. Cioè l'atto finale? Sì, ho aspettato ancora un po' perché poi ho aspettato che arrivasse il mio collega per passargli le consegne. Vabbè, il badge l'avrà passato alla fine quando stavo uscendo. Mm? Il badge sì, alla fine. Certo. Quindi tutto quello che lei ci dice essere avvenuto è avvenuto prima delle 8:29. Sì. E dopo le 6:21. Sì. E quello che lei ha scritto in questa relazione è quanto accaduto in quel periodo dove lei ha scritto tutto quello di rilevante che c'era da scrivere. È corretto? Sì. No, ho messo qualcosa di rilevante? No, dal punto di vista clinico no. Dal punto di vista clinico no. Vabbè.
Ha promesso dei doveri legali? No. Nulla. Lei sa che ha l'obbligo di referto, no? Certo. Perfetto. Quindi lei ha scritto tutto ciò che rispondeva ai suoi obblighi, sia medici che di obbligo di referto. Sì. È corretto? Sì, è corretto. Benissimo. Allora, in questa relazione, quando, dato che è un riassunto, quando lei scrive allo stato attuale, cosa dobbiamo intendere? A quale momento si riferisce? Lì devo leggere tutto il contesto, però. No, lei lo so, è la prima parola che scrive. Non ha messo l'ora, certo. No, ma allo stato attuale cosa si intende? Quando se ne va o quando l'ha trovato? Quando è arrivato? Scusi, dottore, forse la dottoressa non ricorda esattamente parola per parola. No, non è un problema, lo decido dopo. Adesso intanto le faccio la domanda e lei se vuole rispondere a questa domanda. Quando lei nella relazione scrive, dato che questo credo che sia un suo modus procedente seguito, no? A proposito, sì, giustamente la collega che è ultra garantista oltre me, dice, lei sa che cos'è l'obbligo di referto? Mi suggerisce di chiederle. Lei sa che cos'è l'obbligo di referto? Cos'è? Cos'è l'obbligo di referto? Per capire, cioè vogliamo verificare che la domanda che io ho fatto sia ben intesa, sia stata ben intesa. Penso che uno debba refertare qualora si riscontri qualcosa di rilevante anche a livello così. Livello? Giuridico così. Giuridico in che senso? Di lesioni, penso. Di penale? A livello penale. Cioè. Lei lo conosce questo obbligo, eh? Perfetto. Allora, ritorniamo alla domanda di prima, quindi aveva inteso bene la mia domanda. E lei ha detto che ne è consapevole, cioè, e che l'ha rispettato, ovviamente. Sì. Benissimo. Allo stato attuale cosa intende quando scrive questa relazione? Vedere la conseguenzialità dello stato. Allora, il paziente non noto, entrato in pronto soccorso TSO, dai colleghi, in regime TSO, dai colleghi del 118, chiamata delle forze dell'ordine, a seguito di una agitazione psicomotoria, allo stato attuale. Allo stato attuale cosa ho scritto? E poi continua, e dà la descrizione. Sì. Allora, la prima cosa che io leggo è, questo è l'ordine di cui, lei inizia dicendo, paziente non noto, entrato in regime TSO, punto. Quindi non sta dicendo niente di come l'ha trovato lei, perché dice, perché è arrivato al pronto soccorso, ok? Sì. Fosse stato un traumatizzato da incidente stradale, avrebbe detto, traumatizzato da incidente stradale, punto. Sì. Poi dice, allo stato attuale, la mia domanda è, dato che lei ha fatto la premessa che questo è il riassunto di quello che lei ha visto dalle ore 6:21 alle ore 8:29, entrata e uscita, quando inizia dicendo, allo stato attuale, dobbiamo intendere quando se ne sta andando, oppure... Possiamo leggere tutta la frase? No, avvocato, la domanda la faccio io. La prego, io faccio le domande. Se la dottoressa è in grado di rispondere. Risponda, se non è in grado, dice che non è in grado. Se è in grado, mi risponde. Se non lo è, mi dice, non so rispondere. Ed è una risposta. La domanda è, visto che lei ha detto che questo è il riassunto, quando ha scritto allo stato attuale, intendeva... perché io non so lei come si esprime nei suoi referti, nelle sue relazioni, quindi non so lei quando scrive queste che cosa intende, e a lei lo devo chiedere, non lo posso immaginare io né dedurre, perché allo stato attuale, dato che non c'è un'ora, sì, ho sbagliato a non scrivere l'ora, per cui la cosa no, io voglio, non è un problema di ora, però voglio che le sto chiedere, quando lei scrive inizio descrivendo le condizioni del paziente perché il motivo per il quale è arrivato l'ha scritto, poi lo vede, però questa relazione lei dice l'ho fatta alle 8:29, quindi quando lei dice allo stato attuale, dobbiamo intendere quando lei se ne sta andando, oppure sta facendo una cronologia sia pur riassunta da come l'ha trovata a come lo lascia? Questa è la mia domanda. Bisogna vedere se l'ho scritto dopo la sedazione. Allo stato attuale probabilmente dopo la sedazione era più tranquillo.
Cioè, dottoressa, vuol dire che lei, se fosse così, ha omesso di scrivere tutto quello che ci ha detto poco fa? Che lei ha detto che è arrivata, l'ha trovata che strillava, che si agitava, che malediceva, che minacciava, che lei non si è potuta neanche avvicinare, che poi lei se n'è andata al computer, poi dopo è tornata, eccetera. Vuol dire che tutto questo lei non ne ha dato atto da nessuna parte? Che è stato di agitazione psicomotoria è scritto. No. No. Chiamati dalle forze dell'ordine i suoi colleghi del 118 a seguito di agitazione psicomotoria. Non l'ha accertato lei. Allo stato, poi punto. Quindi questo è il pregresso. Non l'ho confermata, però cioè è confermata l'agitazione psicomotoria. Sì, ma io ho fatto un'altra domanda in verità. Ecco, quindi dato che lei... la prima frase significa che è confermata lo stato di agitazione psicomotoria. Successivamente è stata fatta una terapia e si monitorizza, si vede come risponde la terapia. Cioè, quindi alla sua, il termine che lei usa, lo stato attuale, cosa e significa? Quando lei visto, se ne va? No, dopo averlo visto, che probabilmente gli ho fatto la terapia, che monitorizzo... Questo lo dobbiamo dedurre, quindi? Monitorizzo la terapia. Però non conferma l'agitazione psicomotoria. Guardi che lei scrive, allo stato attuale il paziente non è accessibile perché è addormentato. Sì, perché... Sembra che quando sei arrivato... L'ha trovato addormentato? No, non l'ho trovato addormentato. Ho capito, ma si è addormentato dopo la terapia. Non l'ho scritto, cioè non si capisce, non si evince, però è stata praticata la terapia e stavo monitorizzando per vedere a poco come rispondeva la terapia. Cosa gli aveva dato, scusa? Del Tylofen. Perché lo scrive dopo, sembra che gliel'abbia dato dopo. Così non si capisce. Sì, è poco chiaro, però in genere... No, lei lo scrive dopo. Sì. Qui ci sono tre periodi, che poi ritorneremo. Punto. Si pratica Tylofen più... Ferganesse. Dopo l'ha fatto. No. E c'è scritto così. Qui, dopo che si era risvegliato. C'è scritto no, però non è quella la... Ah, cioè lei ha scritto una cosa non vera? No, non è una cosa non vera. No, allora chiediamoci, scusi. Lei ha detto che è arrivata, l'ha trovata in agitazione e gli ha fatto fare il Tylofen. Qui c'è scritto un'altra cosa. Qui c'è scritto, allo stato attuale, il paziente non è accessibile perché è addormentato. Punto. Poi scusi, non mi interrompo. Risvegliato e dice alcune cose, poi dice altre cose, poi ci ritorneremo, poi altre cose, punto. Si pratica Tylofen. Si è praticato comunque perché lo si mette di solito alla fine. E no, sai qual è il punto, dottoressa? Che lei è stata assolto sulla base di questa cronologia. Sì. Quindi oggi ci sta dicendo che il giudice che l'ha assolta aveva una cronologia del suo intervento sbagliato. Eh sì, avvocato, le domande le faccio io. Eh sì, perché anch'io ho chiesto il proscioglimento suo sulla base di quello che lei aveva certificato. Invece adesso lei ci sta dicendo che il suo intervento è avvenuto in un altro momento. Non è avvenuto quando c'è scritto qui nella consulenza, ma è avvenuto subito. Non ho capito la domanda. Eh sì. È avvenuto leggendo quando il paziente era agitato. Ma qui non c'è scritto, avvocato. Dottoressa, non c'è scritto che il paziente non c'è scritto, avvocato. Vabbè, ma alla data attuale il paziente non è accessibile. Una terapia quando il paziente dorme, scusi. No, infatti non gliel'ha fatto quando dorme, gliel'ha fatto quando l'ha risvegliato. C'è scritto così qui. Lei così ha scritto. No, quando l'ho risvegliato. Le leggo quello che ha scritto. No, quando si è risvegliato. Le leggo quello che ha scritto. Allo stato attuale il paziente non è accessibile perché è addormentato. Risvegliato. È inquieto. Sì. Acritico e rivendicativo. Sì. Punto. Punto. Non c'è mai scritto agitato. Lì no. Dopo non era più... Poi va avanti, scrive altre cose e poi si pratica Tylofen e... Ferganesse, posso fare una domanda? No, adesso no, alla fine. Anzi no, perché non è imputata, lei assiste soltanto, questa è una testimone. Lei non ha diritto di fare domande.
poi ve le troviamo alla fine, se lei vuole suggerire a me qualche domanda, a noi qualche domanda da fare, ma lei non è un imputato, si avvalsa, non si avvalsa della facoltà, ha assunto il rischio di eventuali conseguenze, quindi, però è testimone. Allora, sta emergendo quindi che lei oggi dà una ricostruzione, non so se la sua memoria la sta ingannando o altro, ma con una cronologia completamente diversa da quello che lei ha scritto nella relazione. No, perché nella relazione non c'è scritta una cronologia oraria. Ah, perché lei scrive nella cronologia... nei periodi, quello, dopo quello che è successo prima? Abbia pazienza. Ma a volte la sintesi delle terapie la si scrive alla fine, in modo che sia molto chiaro al collega. Ma quando è che il paziente era addormentato? Scusi. È la prima cosa che lei scrive. E lei ha detto che è il riassunto delle attività da quando l'ha vista all'inizio. No, ho scritto che era a seguito di grave agitazione psicomotoria. No, non lo scrivo. Il ricovero? Sì. Ma il ricovero è avvenuto mezz'ora prima che lei arrivasse. Beh, ma era ancora in agitazione. Ma lei non lo scrive. Agitazione. Ma io non sto dicendo che non è vero. Io sto soltanto prendendo atto che quello che lei ha scritto, sulla base del quale lei è stata prosciolta, è diverso da quello che oggi ci sta raccontando. E dato che se fosse vero quello che ha scritto all'epoca, ma non fosse vero quello che sta dicendo oggi, ci sarebbe anche il reato di falsa dichiarazione a pubblico ministero, oggi... io devo verificare quello, qual è la verità di quello che lei sta dicendo. Certo. Noi fino adesso abbiamo tenuto per buono quello che lei ha detto. Oggi sta dicendo una cosa diversa. Noi dobbiamo chiarire. Sta dicendo una cosa diversa. Sì, avvocato, sì, sta dicendo una cosa diversa ed è registrato, è verbalizzato parola a parola. Poi, nel caso noi alla fine ci convincessimo di questo, lei nelle altre sedi farebbe rilevare che così non è. Ma oggi le cose stanno così. Allora, dottoressa, vogliamo chiarire meglio questo passaggio? Quando le dice allo stato attuale, a quale momento si riferisce? Visto che lei descrive un paziente non accessibile perché addormentato. E poi invece dopo dice che viene risvegliato, eccetera, eccetera. Allora non può essere la fase finale. Non è che lei prima di andarsene lo va a risvegliare e gli fa tutte queste valutazioni successive. Gliel'ha fatta certamente prima di andare via, anzi, sembra di capire prima di iniziare la terapia. Non ho capito la domanda. Allora la ripeto. Lei oggi ha detto che quando è intervenuta l'ha trovata nelle condizioni che ha descritto. Sì. Bene. Nel certificato, che nello scritto, ripeto, atto che ha avuto la sua influenza per il suo proscioglimento, lei aveva scritto un'altra cosa. Lei aveva scritto che il paziente, come prima cosa, lei scrive, non è accessibile perché è addormentato. Noi non abbiamo mai avuto dubbi sul fatto che quello stato attuale fosse l'inizio e non la fine, cioè non come lo vede prima di andarsene, perché lei dopo aggiunge risvegliato e inizia con le domande sull'anamnesi, quindi non può essere che all'inizio. No. Quando si era calmato, era troppo agitato per comunicare. Capite che è indicativo, ma dopo il risveglio, piano piano è ritornato ad essere ancora agitato, piano sì, piano. Allora, perché stava facendo, quando lei dice allo stato attuale meno l'effetto, intende all'inizio? Non è l'inizio, è dopo la sedazione. Quindi c'è un passo del quale lei non dà atto in questa consulenza. Quello che lei diceva all'inizio. Quale? Quello che lui le ha minacciata, minacciava a tutti, sbraitava, c'è stato bisogno di intervento di 4 persone. Di tutto questo lei nella relazione non ne ha dato atto. E così stanno le cose? C'è scritto agitazione psicomotoria. Avvocato, per favore, non può suggerire risposte. C'è scritto agitazione psicomotoria. No, non c'è scritto. Il suggerimento dell'avvocato è sbagliato. Vabbè, perché come succede a scuola? Quando si suggerisce, a volte si suggerisce male. Comunque... perché lei non lo scrive. No, non c'è scritto oggettivamente. Si dice che è andato letto in TSO a seguito di uno stato psicomotorio. Cioè nel momento... psicomotoria. Qui c'è scritto che è stato messo in stato di TSO perché era in stato di agitazione psicomotoria. Poi quando è arrivato...
quando è arrivata sì, lei, se ho lasciato dire, lo stato sì, attuale sì, era sì, non sono stata chiara dicendo, lasciando intendere che persisteva lo stato di agitazione psicomotoria. Sì, non è chiaro. Cioè, è stato chiamato perché era in quella situazione. Sicuramente mi ha chiamato perché era stato in stato di agitazione. Siccome gli aveva ma leggendo qua, è rimasto una cosa di agitazione. Sembrava che lei una volta arrivata sì, l'ha trovato calmo e tranquillo. Gli era stato già somministrato qualcosa. Tant'è vero che poi lei dice, risvegliato. E inquieto, e allora si pratica Talofen. Perché era ancora inquieto, acritico, rivendicativo, e si pratica Talofen. Sembra che sia stato praticato posso dopo. Posso leggere un attimino? Dopo glielo faccio leggere. Adesso si fidi, perché noi le stiamo leggendo quello che è scritto. Si fidi. Non... Alla fine cosa è scritto? Dopo glielo dirò. Quindi, guardi che sono atti che lei ha, perché lei è stata indagata e imputata. Sì. Quindi lei ce li ha tutti. Li dovrebbe conoscere. Ora, come testimone, le sto dando lettura di quello che c'è scritto. È lei che all'inizio ha detto: io ho sintetizzato tutto in quella relazione e ho fatto un riassunto. Ma facendo un riassunto, ovviamente il riassunto si fa da Lenzi alla fine. Non è che si dice, dato che lei qui inizia con allo stato attuale, la mia domanda prima è stata: cosa dobbiamo intendere come stato attuale? L'inizio del riassunto o quando lei se ne stava andando? Non poteva essere quello che lei del momento dell'addio, perché no, poi non avrebbe senso le attività l'indicazione delle attività successive. No. Allora, se dobbiamo intendere questo come stato iniziale, dobbiamo osservare che quello che lei ha raccontato di questa necessità, che lei non si poteva neanche avvicinare, che la minacciava, che minacciava tutti, che strillava, che lei lo sentì, tutto questo non è scritto. Lei non lo scrive mai. C'è stato agitazione psicomotoria, basta. Motivo per cui è andato in pronto soccorso, ma che poi lei abbia constatato e diagnosticato questo, lei non l'ha mai scritto. Lei questo non l'ha mai scritto. L'avrà dato per scontato, ma non l'ha neanche confermato. Ma non l'ha mai confermato. E non lo disconfermo, vuol dire che è confermato. Perfetto. Allora, adesso sta precisando. Quindi, allo stato attuale dobbiamo intendere mezz'ora dopo che lei era arrivata. Sì. Quindi siamo alle 7. Sì. È così? Sì. Più o meno? Più o meno. Va bene. Allora. Tanto è vero che lei poi dopo si pratica Talofen e quell'altra sostanza. E poi aggiunge. Più tranquillo dopo sedazione. Mm-hmm. Vede? Quindi quello che lei scrive prima, logicamente per noi, doveva cronologicamente essere messo prima. Sì. No. Dottoressa, l'ha fatto lei questa relazione, sì, sì, sì. Non io, eh? Si eseguono esami ematici, si pratica altre medicinali, e poi, riferita allergie non meglio specificate e per le quali è intollerante, credo che sia, no, per quale è in trattamento con cortisonici, lo si ricovre per gli accertamenti del caso. Sì. Ok? Bene. Allora, lei quindi è arrivata, l'ha trovata in quello stato di agitazione psicomotore. Sì. Per fargli la siringa si è dovuta far aiutare da 4 persone, ma non gliel'ha fatta lei. No. Quindi non si è neanche dovuta avvicinare lei. Non ho capito. Non si è dovuta avvicinare lei per fare la siringa. Per fare la siringa no, in genere ci avviciniamo in tanti e poi si fa. Perfetto. Poi si è allontanata e si è andata al computer. Ho aspettato che facesse effetto la terapia e sono andata a vedere i precedenti. Bene. Poi quando è che lei l'ha svegliata? Se alle 7 gli avete fatto la terapia, quando gliel'avete fatto la prima terapia? Abbastanza presto, all'inizio, appena arrivata. Cioè, dopo che ho valutato, che ho cercato un minimo di collaborazione. Quando sarà passato all'incirca? 10 minuti. Quindi è che cosa? 7 meno un quarto? 7 meno un quarto, può essere sì. Perché fa effetto dopo un quarto d'ora, anche prima. Quindi gliel'avete fatta alle 7 meno un quarto? 7 meno un quarto, 7 meno 20, sì. Bene, per fare effetto quanto tempo ci mette? Massimo un quarto d'ora. E lei intanto stava al computer? Esatto, sono e sentiva strillare?
Ancora? No, sentivo strillare, no, non Lei ha detto che per tutto il tempo che è stato lì ha sentito ancora strillare ancora all'inizio, certo, finché non ha fatto effetto, sì. Sentivo ancora strillare. Certo, certo. Benissimo. E quindi siamo 7:15? 7:10? Che ore siamo? Che ha incominciato a fare effetto. Che non ha sentito più strillare. Un quarto d'oretta. Quindi siamo alle 7? Sono alle 7, sì. Per quanto tempo l'avete fatto dormire? Non tantissimo, poco. Non lo capisco, io non tantissimo tu. Penso in 10 minuti, un quarto d'ora, poi pronto a risvegliarlo. Quindi lei, allo stato attuale, dobbiamo dire 7:20? Sì. Vede che ci siamo arrivati? Sì. Quindi quando lei dice allo stato attuale, al di là di te, sarebbero le 7:20? Sì. Corretto? Corretto. Più o meno? Sì, sì. Benissimo. Aveva fatto effetto? La terapia aveva fatto effetto, era molto più comunicativo, cioè era possibile almeno comunicare. Non subito. Cioè. Non subito a quanto pare? Non subito. Non subito. Perché lei scrive, non è accessibile perché è addormentato. Dopo dice all'inizio, quel quarto d'ora l'ho lasciato dormire. Poi lo risveglia? Poi lo risveglia. Però è inquieta, acritico e rivendicativo. Alla fine sì, dopo è durato un pochino, 20 minuti in cui si riusciva a parlare e poi stava ricominciando a diventare ancora inquieto perché stava finendo l'effetto della prima sedazione. E a questo punto cosa avete fatto? Quale punto? Quando hai ripreso un'altra volta l'agitazione? Ho fatto una fiala di Tavor diluita. Mm. E ci ha più parlato poi? Dopo il Tavor sì. Prima di andare via, perché sono andata a rivedere com'erano le sue condizioni e finalmente ha accettato, l'ho convinto a fare l'astra. La? L'astra. Al naso, alla testa? Sì. Va bene. Facciale. E altro? Ha fatto, mentre praticava la fiala di Tavor, sono riuscita a fargli fare il prelievo, perché lui non voleva assolutamente. E che ora erano a questo punto quando ha fatto fare la radiografia, più o meno l'ha convinto? Più o meno, prima di andarsene? Prima era tardi, sì, prima di andare, sono stato intorno alle 8, penso. Intorno alle 8. O prima, un qualcosina prima, non lo so, mi preciso. E a quel punto lui è stato portato a fare gli esami, è stato portato in radiologia? Allora, gli esami, il prelievo gliel'ha fatto poco prima di fare. E in radiologia? La cosa. In radiologia dopo che sono andata via. Ho capito. Allora, quando lei dice che era rivendicativo, cosa intende? Che era rivendicativo nel senso che voleva, diceva che intanto voleva andarsene, non riusciva a capire bene i termini del TSO, eccetera. Mm. Che lei ha confermato? Per quello che le competeva? Come TSO? Beh, sì, era già fatto il TSO, per cui... Io ho fatto un'altra domanda. Sì. Ho chiesto se lei l'ha confermato. Non l'ho sciolto in quel momento, no? Perché era ancora agitato. Quindi lei l'ha confermato? Certo. Le condizioni per c'erano tutte del TSO? C'erano le condizioni per tenerlo in osservazione. Ho fatto un'altra domanda. Guarda che lei l'ha assunto in carico, sì, no? Non c'era la collaborazione. No, la mia domanda è, c'erano tutte le condizioni, visto che lei l'ha assunto in carico come psichiatra in quel momento, e lei da atto che era in trattamento TSO disposto al 118, che però l'avevano passato a voi, lei l'ha confermato il TSO? Allora, non è che devi confermare il TSO, cioè il TSO è già fatto. Se uno riscontra che assolutamente non c'è nessuna condizione, e ma è ben sicuro, cioè dopo un periodo di osservazione adeguato, che non ci sono le condizioni perché il TSO prosegua, si scioglie. E lei era nelle condizioni di sciogliere? In quel momento no. Andava mantenuto il suo parere? Andava fatto tutti gli accertamenti. La mia domanda è: andava mantenuto? Andava mantenuto fin quando non ci avessero avuto elementi. Questa certo. Non è una risposta. Questa è, altrove si direbbe politichese. Lei ha detto che Uva voleva andare via. È clinica. No, non è politichese. Lei ha detto che Uva voleva andare via. Dato che ce l'avevate voi in custodia in quel momento, che poi la limitazione della libertà. Non è che può avvenire illegalmente soltanto in determinati luoghi, può avvenire anche in altri luoghi, perché ormai le forze di polizia l'avevano data a voi. Quindi era lei che in quel momento decideva della libertà personale della persona. Quindi lei ha detto che il paziente voleva andare via. Sì. Ha detto lei. Sì. Quindi toccava a lei dire no, lei non può andare via. Sì. Ah,
ricoverato per appendicite non l'avrebbe mai potuto dire, avrebbe detto firmi e se ne va sotto la sua responsabilità, giusto? Certo. Perfetto. Allora, per chiarire, lei quando Uva le ha detto che voleva andare via, gli ha detto per me se ne può andare? No, gli ho detto che doveva passare un periodo di osservazione, avremmo dovuto fare tutti gli accertamenti. Cioè, quindi lei gli ha imposto il periodo di ricovero. Ha confermato il trattamento sanitario obbligatorio? Sì o no? Beh, sì, ma l'ho sciolto. Non l'ha sciolto? Non l'ho sciolto. Quindi a Uva che le diceva voglio andare via, lei gli ha risposto no? No. Dobbiamo fare gli accertamenti. Lei sa che come medico può... No, dobbiamo fare gli accertamenti. Gli accertamenti sono volontari. Cioè, la tutela costituzionale, sì. Nessuno può essere sottoposto a trattamenti sanitari contro la propria volontà. No. Se non in determinati casi, e questo è un caso. Quindi, in quel momento, nel momento in cui Uva Giuseppe a lei diceva me ne voglio andare, sì. La libertà personale di Uva Giuseppe, lei l'ha limitata? Sì, l'ho limitata. Certo. Gli ha impedito di andarsene? Sì. Perché? Perché secondo me era ancora assolutamente... Allora, si parla di violazione della libertà in altre sedi, chiariamolo. Era ancora in una situazione di agitazione, di inquietudine, lo vedevo ancora subconfuso. Senta, ma... Confuso perché? Confuso? In che senso? Subconfuso. Cioè? Nel senso che, per esempio, lui riusciva a capire, sapeva benissimo il significato, no? Per fare un esempio, di cosa era il TSO, perché conosceva gli estremi della legge, ma non riusciva a capire che era stato applicato a lui, per esempio. Perché non gliel'avete detto? No, no. E perché non riusciva a capire? Ripetutamente, no? Perché in quel momento lui era rivendicativo, doveva andarsene, doveva... Era arrabbiatissimo con le forze dell'ordine, era arrabbiatissimo con i bareglieri, era... Con lei? Con me, sì, all'inizio. Con me... Era arrabbiatissimo, ha detto che l'avrebbe picchiato se fosse avvicinata, no? Sì, all'inizio sì, dopo si è un po'... era meno aggressivo. Ho capito. Sicuramente non era più aggressivo. Era sincero? Diceva la verità? Sui dati che lei può riscontrare, oggettivi? Tipo? E faccio una domanda, se lei ha potuto fare questo riscontro? Sulla sincerità, l'unica cosa è sul numero di telefono della sorella, sì. Vabbè, quello non è sincerità, quello è un riflesso mnemonico. Sulla... lì non è che... Aveva detto che non la vedeva da tanto tempo, che però... No, voglio dire, lei ha potuto verificare se lui, in quelle condizioni, dicesse la verità sulle sue condizioni reali, quelle che erano? Visto che l'ha definito anche acritico. In che senso acritico? Acritico nel senso che non riusciva a capire un po' i termini della situazione. Ok, E rispetto alla mia domanda? La sincerità? Ma era stato sincero sulla cosa dei cortisonici che aveva preso? Vabbè, quella è una precauzione perché aveva paura di morire, insomma. Aveva paura dell'allergia. Ma sulla sua situazione, su quello che gli era capitato e su quello che stava capitandogli, le ha detto la verità? Se lei ha potuto fare degli scontri non oggettivi, non aveva elementi. Ai bareglieri cosa contestava? Scusa un attimo, collega, scusa un attimo. Voglio fare questa domanda. Ascolti, questo ragionamento lei con lui a che ora l'ha fatto? Alle 8? Un po' prima delle 8. Un po' prima delle 8. Lei quando si occupa di un paziente ricoverato, si relaziona col suo collega clinico, diciamo, quindi in quel caso Catenazzi. Cioè, gli esiti degli esami ematici li aveva visti? No, io non potevo vederli. Perché? Perché il prelievo gli è stato fatto, è stato possibile fare il prelievo solo alle 8, quando gli è stata fatta la flebo. Ah, solo alle 8? Solo alle 8, lui non si lasciava fare assolutamente nulla. Ho capito. In quel senso era critico. Quindi quando lei è andata via non sapeva nulla degli esami? Mi hanno picchiato, eccetera, però non voleva assolutamente fare nessun esame. Ah, l'avevano picchiata, ha detto? L'ha detto a lei soltanto? L'ha detto a me, sì. E a nessun altro? No, perché era da sola. Ah, lei lo sa che all'infermiere del triage aveva detto un'altra cosa? All'infermiere del triage aveva detto un'altra cosa? No, non lo so cosa aveva. Non lo sa? E non si è informata col triage lei? Conosce le procedure? Del pronto soccorso lei? Sì. Sa che in caso di arrivo di una persona con segni l'infermiere deve fare queste domande? Certo. E lei ha chiesto all'infermiere... Che cosa ha detto?
Del triage, no, quello dell'ambulanza erano andati. Io ho parlato del triage. Forse pensa che non so cosa sia? No, perché... E allora perché mi parli dell'ambulanza? No. Cosa c'è dell'ambulanza col triage, scusi? C'entra niente? Esatto, non c'entra niente. No, non c'entra. Allora perché lei mi parla dell'ambulanza? No. Non è gentile nei miei confronti. Allora, risponda alla domanda. Ma a me era stato detto che era, da chi? Che aveva battuto la, da chi? Da una persona delle forze dell'ordine. Che io ho fatto un'altra domanda. Le forze dell'ordine non fanno parte della procedura del pronto soccorso. Per vieri del triage non hanno riferito. Ma lei ha domandato? Quando lei ha preso in carico la persona, in quei 40 medico, minuti ascolti la domanda. No, io parlo con il medico referente. Il medico referente. E il medico referente cosa le ha risposto? Che cosa risultava? Non mi ha detto che risultasse niente di... Niente di? Non finisce la frase? No, ha detto che aveva... Quelli erano visibili i segni. Erano visibili dei segni, però che non si capiva come se li fosse fatti, che andavano indagati. Vabbè, questo mi sembra scontato, giusto? Certo. Ho capito. Ma io ho fatto un'altra domanda. Ecco, allora io quando arrivo mi faccio riferimento al medico del pronto soccorso. E quindi lei questa... È lui che mi indica tutte quindi le cose del caso, aveva perché chiesto... lui che prende in mano la situazione, chiama lo specialista preferibile e mi dà gli elementi in modo che io possa poi operare. Bene, la frase atti auto ed eteroaggressivi cosa significa? Devo ripetere, non ho sentito? Sì. Devo ripetere? Allora, la frase auto, auto ed eteroaggressivi, sì, significa che può far male a se stesso e anche agli altri. Con atti, ho detto, non potenzialmente. La frase è con atti, agitazione psicomotore, con atti, auto ed eteroaggressivi. Sì. Cosa significa? Significa che... anche quando ero lì aveva cercato di, come uno si avvicinava, di aggredire, cioè facendosi anche male. No, picchiando, finisca la frase, picchiando qualcosa. Cioè la testa, facendo del male anche agli altri. No, mi deve spiegare meglio, perché questo spiega l'etero, ma non l'auto. Beh, auto facendosi male anche a se stesso. Cioè? Che lui poneva in essere degli atti a... autolesionistici anche in ospedale, non ho capito. Cosa ha visto, dottoressa? Dica quello che ha visto, come l'ha trovato e cosa faceva? No, allora, lui era legato. La domanda è un'altra. La domanda è un'altra. La domanda è un'altra. Non è l'avvocato che fa le domande, faccio io. Allora, la domanda è, quando lei ha scritto, perché lei prima ha detto che il cappello, di cui le ho già dato lettura, non devo più considerarlo come ciò che le hanno riferito i medici del 118, ma come ciò che lei aveva constatato all'inizio. Certo. Quindi adesso a questo punto, allora, adesso aspetti che io finisca, sennò non ci capiamo. Quindi, quando adesso io leggo che lei scrive grave agitazione psicomotore con atti, sia auto, che etero aggressivi, le chiedo conto di che cosa voleva indicare con auto. Etero ce l'ha già detto, cioè che cercava di colpire gli altri. Ecco, e ma auto, si colpiva anche lui perché aveva le braccia... picchiava. Cioè che faceva? Picchiava il braccio? Io devo... allora, a favore di registrazione, lei fa dei gesti che sono nel fuori video... dal campo visivo. No, che nel video ci saranno, ma nella trascrizione non emergeranno. Allora, quindi... era talmente agitato che si faceva anche male. Poteva o si picchiava? Non ho capito. Un po' si picchiava e un po' poteva farsi anche veramente molto male. Cioè lui ha posto in essere degli atti autolesionistici anche in pronto soccorso in sua presenza, sta dicendo? Era molto agitato, sì, per cui picchiava contro la Ma la domanda forse non era chiara? Può rispondere con un sì o con un no? Sì, la mia domanda contro, è, picchiava contro anche la in sua presenza in pronto soccorso lui ha posto in essere atti autolesionistici? Erano correlati allo stato di agitazione in quel caso. Cosa dottoressa, la risposta alla domanda è o sì o no. Le ripeto la domanda. Anche in sua presenza
al pronto soccorso ha posto in essere degli atti autolesionistici? Sì o no? O le sono stati riferiti mentre lei era al computer e lei poi ha potuto constatare che effettivamente era così? Cioè, anche al pronto soccorso ha posto in essere degli atti autolesionistici sulla base di quello che lei ha potuto vedere o le è stato riferito? Sì o no? Allora, era... Io pretendo un sì o no. Dopo entriamo nei dettagli. Però lei deve essere, la prego, così gentile, di dare delle risposte pertinenti alle domande. Sì, però... No, però no. Sì o no. Non mi interessano le sfumature. Dopo le affrontiamo. Ma prima deve rispondere. La domanda è sì o no? Si è fatto male, non si avvocato, la smetta di suggerire. No, si è fatto male o non si è fatto avvocato, male. La smetta di suggerire o di intromettersi con altre domande? No, lì non si è fatto male. Io le ho fatto un'altra corso. Domanda, ma qui sembra che il suo esame è etero guidato. No. Eh no, perché l'esame del testimone assistito non consente, avvocato, la prego. La riprendo formalmente. Va bene, prendo. Lei non deve suggerire risposte, non deve modificare domande, perché non è il suo ruolo. Lei è qui per garantire che la persona da lei assistita, per la specifica situazione, non venga esposta a conseguenze dannose oltre i limiti che le sono consentiti di fermarsi, eccetera, eccetera. Ma non certo quello di intervenire a rispondere al posto suo. Allora le rifaccio la domanda e pretendo un sì o no. La parola è chiara, è tecnica. Pretendo. Altrimenti mi dice non voglio rispondere. E io ne prendo atto. Anche in sua presenza, o comunque per il periodo in cui lei è stata presente al pronto soccorso, Uva Giuseppe ha posto in essere atti autolesionistici? Sì o no? Quando un testimone prima di rispondere ci pensa tanto tempo, è perché non è sincero. Perché? È perché si fa tutti dei retropensieri. Quali sono le conseguenze di quello che io sto per dire? E la cosa è molto significativa, io la stigmatizzo a verbale, perché dato che non riguarda la sua posizione, mi sembra intuire che lei si ponga dei problemi per la valenza delle sue risposte rispetto ad altre posizioni, e questo inficia pesantemente la credibilità e la genuinità della sua risposta. Quindi la invito, dato che non c'è proprio motivo di esitare, a rispondere se ritiene, altrimenti verbalizziamo il suo silenzio e andiamo oltre. Allora, autolesionistici nel senso di farsi proprio male? No, però ha minacciato di spaccare la faccia spaccandosi la faccia a lui. Lei poco fa ha detto non che lui picchiava le braccia contro picchiava, le pareti. Ma non in maniera così, sì, si fa, senza procurarsi delle grandi lesioni, era uno stato di agitazione per cui se non si fosse se io in calmato, questo momento mi girassi verso il muro alle mie spalle e dessi la testata contro il muro e quello sarebbe una lesione. No, dove ne sta scritto, scusi? Quello sarebbe un gesto autolesionista. La lesione la verifica dopo se c'è stato. Sarebbe un gesto autolesionista. Certo. La lesione lei l'accerta dopo. Certo. Perché io posso anche avere la testa più dura del muro e non lasciarmi segni. Ed è notorio che probabilmente allora, così accadrebbe. Allora, voleva far male agli altri pur facendosi no, male. No, no, dottoressa, non cambiamo in discorso. Questo senso. Ritorniamo al punto, la prego. Quindi, io non le ho chiesto se poi ha subito delle lesioni. Io le ho fatto un'altra domanda e mi meraviglia ancora di più il fatto che lei si rifiuta di rispondere se non cambiando i termini. Io le ho chiesto se anche in sua presenza, al pronto soccorso, lei... ha potuto constatare quindi che Uva Giuseppe ha posto in essere atti autolesionistici. Sì o no? All'inizio sì. All'inizio sì. Ritorniamo al punto di prima. Lei ha detto che quando è andata via non conosceva gli esiti degli esami clinici ematici. Sì. Bene. Quando lei ha visionato, immagino, la relazione per il trattamento sanitario obbligatorio, no? Ha rilevato accenni a intossicazione alcolica? Non c'era nessun accenno sulla relazione. Gliel'hanno riferito a voce? No. No. Nessuno ha detto che lui era ubriaco? Nessuno mi ha detto che lui era ubriaco. Ho capito.
Lei è arrivata così vicina da sentirgli l'alito? No, non è possibile avvicinarsi fino a quella vicinata lì. E lei, quindi lei non sa lui se avesse assunto sostanze alcoliche? Me l'ha detto dopo. Cosa le ha detto? Che aveva bevuto blande quantità di alcol. E lei gli ha creduto? Che non fossero grandi quantità, sì. Perché sulla base di cosa? Sul fatto che il linguaggio era perfetto, nel senso non c'erano inceppamenti, non c'erano rallentamenti. Ah, ho capito. E poi lei gli esami li ha mai visti? Dopo? No. Mai? Li ho visti quando poi sono stata... Imputata. E quali erano i risultati degli esami? Per il tasso alcol? Quel mio perito deve aver riscontrato 1,2. A che ora? Quando è stato fatto il prelievo? Non lo sai. Quando è stato fatto il prelievo? Era 1,6 perché c'è stato il decadimento. Ma c'era... A che ora è stato fatto il prelievo? L'ha detto lei, no? Alle 8. Intorno alle 8. Bene. Quindi 2 ore dopo il ricovero del pronto soccorso e circa altre 2 ore e mezza dopo che era stato fermato. Lei ha, immagino, sufficiente conoscenze scientifiche per sapere che cosa significa un valore di 1 e 6 o e 2, non stiamo a sottolineare, rispetto alla quantità di alcol assunto 5 ore e mezza prima, no? Lo sa? Sì, sì. Cosa significa? In precedenza sicuramente il tasso alcolico era maggiore. No, ho fatto un'altra domanda, lei non segue le mie domande. No. Non mi presta attenzione, non è cortese nei miei confronti, eh? La mia domanda era precisa. Sulla base delle sue conoscenze scientifiche, il fatto che un prelievo delle ore 8 indicasse un tasso alcolico di quella portata la mette in condizione di comprendere quanta sostanza alcolica avesse ingerito, visto che erano almeno 5 ore e mezza che non ne prendeva? Chiara la domanda? Non è chiaro. All'incirca sì, poi dipende dal metabolismo individuale, dipende da una serie di cose. Sì. E qual è la sua risposta allora? Che ne aveva assunto una modica quantità? No, non c'era. 5 ore e mezza prima, per avere un tasso di 1,2 o 1,6 dopo 5 ore e mezza? Non era così modica. Cioè. Quindi l'ha mentito? Quindi l'ha mentito lui. Quando le ha detto che aveva bevuto poco? Sì, oppure considerava quel tasso... No, non lo considerava poco. Perché quanto bere non è come lo reggo. Quella è un'altra conseguenza. Io sono in grado di reggerlo, però se io dico ho bevuto un bicchiere e invece mi sono scolato bottiglie su bottiglie per tutta la serata, è una cosa molto diversa, no? Quindi quando lei gli ha fatto la domanda sul dato, l'unico dato oggettivo che era presente, cioè sulla quantità di alcol, mi sembra di aver capito che l'ha mentito. Per una modica quantità. E questa è modica, una quantità. Lei oggi gli crede, dopo aver letto il risultato, crede che lui ha assunto una modica quantità di alcol 5 ore e mezza prima di quel prelievo? No, non era modica. Quindi le ha detto la verità? No, in questo caso no. È una sua idea, cioè probabilmente la sua concezione, non lo so qual è la sua concezione del bere, del... Se era lucido, certo. E si esprimeva bene, come ha detto lei, evidentemente lui doveva essere in condizioni di dire la verità sul punto, no? O no? Sì. Cioè modica, io non credo che lei si sia accontentata del termine modica, gli avrà chiesto che cosa intende per modica, quanti bicchieri ha bevuto, no? Gliel'aveva fatta la domanda. Sì. E lui che le ha risposto? Mezzo litro. E lei oggi ritiene possibile che mezzo litro di alcol, non di superalcol, di whisky? No, mezzo litro no. E quindi le ha detto la bugia, non è un problema, o sbaglio? Sì, no. Non ho capito. No, non sbaglio. Non sbaglio, quindi le ha mentito. Oserei dire spudoratamente, visto che è il livello che è venuto fuori. Sbaglio? No. Allora... E lei ha elementi per dire che, visto che l'avrebbe detto solo a lei, ha detto la verità quando ha detto di essere stato picchiato? No, io non ho nessun elemento. E ha avuto riscontri oggettivi? Di
che senso riscontri oggettivi? Cioè, qualcun altro gliel'ha confermato, ha visto qualche segno che facesse capire chiaramente che era stato davvero picchiato? No, non ho avuto nessun che l'ha detto due cose a lei, no? A parte l'allergia e il numero di telefono della sorella. Sì. Le ha detto che aveva bevuto mezzo litro soltanto e che era stato picchiato. Sì. Una cosa è riscontrabile da lei, quella dell'alcol, e lei ci sta dicendo che oggi sa che le ha detto la bugia. O sbaglio? Che le ha mentito. È corretto? Sì. Benissimo. Lei ha elementi per dire che dicesse il vero quando sosteneva che era stato picchiato? Io non ho nessun elemento. Bene. Lei non si è raffrontata con Catenazzi su questo punto? Perché nel referto non c'è scritto, No. Come mai non l'ha scritta questa frase? Il fatto che fosse stato picchiato? Non gli ha creduto. Non l'ha scritto? Perché l'alcol lo scrive, il resto lo scrive. Ma com'è che lei, visto che questo sarebbe un fatto perseguibile d'ufficio, visto le condizioni, quindi c'è l'obbligo di referto? No, perché lui non aveva nessuna intenzione di denunciare. Lui? Ah, perché le ha detto pure questo? Sì. Ma quante cose le ha detto? E come le ha detto che non aveva intenzione di denunciare, che cosa? Ha detto, se il mio tentativo era quello di convincerlo a farsi fare le analisi, gli esami. Cioè, quindi lei lo stava tenendo buono? No, stavo cercando di verificare quello che veramente avesse. Per esempio, ci tenevo a fargli una lastra, sì. Cosa che lui assolutamente rifiutava. Bene, noi la testata... Per cui ce l'abbiamo in atto. Allora, se lei dice così, allora proviamo a vedere, insomma, se ci sono delle lesioni particolari. Cioè, lei gli dava ragione per convincerlo a farsi la lastra? No, no, capito? Non dava nessuna ragione. Lei dice così, facciamo una lastra. Allora, perché non vuole farsi una lastra? Sì, ma io ho fatto un'altra domanda. E questo è il problema. Dato che le avrebbe detto da chi sarebbe stato picchiato? No. E dove? E dove? Sì, in caserma, aveva detto in caserma. Sì. Beh, allora questo non è un problema che lei in quel momento poteva dire se era perseguibile d'ufficio o meno, quindi lei avrebbe avuto l'obbligo di refertarlo. Non l'ha scritto da no, nessuna parte. Lui mi ha detto sono stato picchiato. Non l'ha detto poi neanche dove? No, non ha detto. Neanche dove. In caserma? No, lo deve chiarire perché nel referto non c'è scritto niente. No, lui parlava, cominciava a partire quei maledetti, mi hanno picchiato e non sono stata a indagare questa cosa, francamente, mi serviva più indagare clinicamente. Quindi non le ha detto che è stato picchiato in caserma? No, il luogo preciso no, non me l'ha detto. Non le ha detto chi l'ha picchiato? Non mi ha detto chi l'ha picchiato. Quindi non ha detto che è stato picchiato dai carabinieri o dalla polizia? Lei all'inizio ha detto che maledetti lo riferiva genericamente a tutti, anche a voi? Sì. Anche agli infermieri? Sì. Anche alla guardia giurata? Sì. Ho capito male? La guardia giurata, anche sì, a lei forse. Sì, a tutti quelli che si avvicinavano. Perfetto. Comunque. Allora alle 8, quando le ha detto sono stato picchiato, ha riferito quando, dove? No, quando, dove no. E da chi? Sono stato picchiato, sì, dalla polizia, sì, me l'ha detto. Ah, dalla polizia. E perché non l'ha riferito? Perché non l'ha riferito? Perché? Perché, faccio una domanda io. Risponde. Lei sapeva cos'era l'obbligo di referto, l'ha detto prima. Sì, ma è una... È una? È il diretto interessato che deve svolgere denuncia. E allora l'obbligo di referto cos'è, scusi? L'obbligo di referto qual è, scusi? Vogliamo fare chiarezza, perché ancora non ho capito bene. Che cosa questa persona in quella fase... le ha detto a parte le ha detto la bugia sul fatto che aveva bevuto solo mezzo litro, sì. E lei stessa dice io so che è una bugia perché oggi lo posso dire sulla base degli esami che ho visto dopo, e poi le ha detto che era stato picchiato da chi genericamente, o le ha detto cose che noi non vediamo nel referto? Risponda. Ma ha detto che era stato picchiato. Genericamente? Genericamente. Non ha detto dove o da chi? Non ha fatto nomi, non ha fatto assolutamente nulla di tutto ciò. Quindi, voglio capire, per lei poteva essere anche che volesse dire che era stato picchiato prima che arrivasse lei al pronto soccorso? O dalla guardia giurata o dagli infermieri? Non ho capito. E lei gli ha creduto o l'ha considerato un effetto della,
del suo stato di agitazione in quel momento. Una cosa tutta da verificare. Cioè non gli ha creduto. Visto che io prendo atto, lei nel referto non l'ha scritto. Allora, immagino che voi quando esaminate certe situazioni ne sentite tutti i colori. Sì. E quindi scrivete le cose che secondo voi meritano di essere scritte. Sì. Ora, il fatto uno che viene a denunziare un pestaggio in caserma, dal mio punto di vista, merita come di essere scritto. Quando io seppi che era morto Giuseppe Uva, insomma, ho passato una giornata intera a interrogare le persone, eccetera, eccetera. Quindi non è che sono stato a sottilizzare. Di conseguenza, immagino che lei avrà avuto e ha la stessa attenzione per le cose importanti delle quali viene, al di là dell'obbligo di legge. Dato che non l'ha mai scritto nel referto, voglio sapere, quando lui diceva sono stato picchiato, le dava elementi, perché lei prima ha detto di no, poi ha detto di sì, quindi faccia chiarezza e lo dica, elementi ulteriori o erano quei così affermazioni alle quali lei non ha dato peso perché andavano collocate in quel contesto di cui prima parlava? Non avevo elementi. Ma lui le ha dato dettagli, le ha detto qualcosa? Non mi ha dato dettagli, no, non mi ha dato nessun dettaglio. Allora non è vero che ha detto che l'aveva picchiata la polizia, è stato più generico? Che lei prima ha detto è stato generico, poi ha detto è stato picchiata la polizia. Si mette d'accordo, l'una o l'altra? Perché è tutto trascritto quello che lei ha detto. Quei maledetti mi hanno picchiato. Basta? Basta. Allora, ripeto, dato che lei all'inizio ha riferito, è arrivata mezz'ora dopo. E mi ha fatto capire prima di arrivare in ospedale, insomma, e poi mi aveva detto... Le ha fatto capire non sono come? Stati, perché dice, poi dopo sono arrivati quelli dell'ambulanza e non sono stati gentili. Pure quelli dell'ambulanza non erano stati gentili? Non sono stati gentili. Pure quelli se la pigliava, pure con loro? Sì. Con tutti se la pigliava. Ma riferiva qualche lesione in particolare? Fatta da chi che sia? No. Nessuna lesione particolare. Anzi, lui non voleva fare nessun accertamento. Allora, giusto per sua conoscenza, l'infermiere del triage che è venuto a deporre in aula, quindi sotto giuramento, ha detto che lui facendo le domande espresse e allontanando tutti, quindi da solo, senza i poliziotti, e domandandolo più volte, gli ha chiesto di quei lividi, di quei segni che lui vedeva. E Uva Giuseppe a lui gli aveva detto che se l'era prodotti da solo. Per questo io le chiedo se lei si era relazionato con queste persone che operavano. No, a me il medico non me l'ha riferito questo. Oh, perché lei non l'ha neanche chiesto però. Cioè lei a Catenazzi gliel'ha detto di ciò che riparlava Uva durante la sua conversazione? No. Che anche Catenazzi non ha scritto da nessuna parte, ma avete scritto nessuno di voi? No, non l'ha scritto perché... Perché non gli davate importanza? Perché era da generico? Sì, era molto generico. Molto generico. Cioè il picchiato poteva anche significare che l'avevano afferrata per tirarla in macchina, per capire. Sì, non avevo elementi perché sì. Lui non è che l'ha detto mi hanno picchiato, mi hanno dato un calcio, mi hanno preso a cazzotti, mi hanno picchiato col manganello, hanno sbattuto la testa contro il muro. No, non ha detto niente di tutto ciò. Quindi maledetti mi hanno picchiato poteva significare qualunque cosa. Sì. E lei non gli ha dato peso, se ho ben capito, appunto che non l'ha scritto nel referto. O no? No. Non avevo elementi per sapere altro, insomma era una cosa molto... E per quanto riguarda l'obbligo del referto, che vuol dire? Che non riteneva di avere elementi da refertare? Allora, elementi da refertare, referti non ce n'erano, nel senso che ancora... No, scusi il termine, referti intendo... per l'obbligo del referto mi spiego meglio. Sono stato io adesso a creare più, quindi preciso. Lei poco fa ha detto e sapeva che cos'è l'obbligo di referto. Sì. Allora per evitare equivoci, se ho ben capito, lei sta dicendo che quando lei sa di un fatto e ha elementi per dire qualcosa del fatto, lei interpreta il suo dovere scrivere. Sì. Ma rispetto a, non sto parlando di questo caso, sto facendo la casistica in generale, rispetto a situazioni assolutamente generiche, prive di qualunque riferimento e non so poi con che livello di attendibilità, lei non ritiene che il medico deve refertare ogni volta. Ho capito bene che questa è la sua posizione?
Sì. In termini generali. Se l'ha capito, se non ha capito, sì, chiede chiarimenti, dottoressa. Siamo qui per intenderci, non siamo qui per far altro. È corretta la mia domanda, avvocato, lo dico per vedere se lei... Io temo che non l'abbia intesa. Allora gliela rifaccio. Sì, mi perdoni. Perfetto. Se mi permetto di dirlo. Ha fatto bene, gli ho chiesto io. Allora, è un concetto di obbligo di referto, è un concetto giuridico, dottoressa. Quindi lei smetta di fare il medico per un secondo. Sì. Allora, l'obbligo... appunto. Sei, innanzitutto. Lei come si presenta rispetto... Dato che lei fa la psichiatra, no? Sì. O sbaglio? No, non sbaglio. Perfetto. Allora, le capiterà che a volte le dicono cose non vere. Sì. Giusto? Sì. Perfetto. Dato che l'obbligo del referto è per i reati perseguibili, ma non per qualunque cosa uno venga a sapere o qualcuno gli venga a dire, sì. E dato che purtroppo, non faccio generalizzazioni, credo che sto usando un termine tecnicamente corretto, l'utenza che si rivolge a lei ha una percentuale di... come posso dire, rappresentazione della realtà non sempre conforme, cioè sì, molto soggettiva, sì, non sempre veritiera. Sto sbagliando? No. È un po' come la pedagoga che quando parla con un bambino, insomma, se io faccio una domanda a un bambino, deve fare la tara su quello che dice. Certo. E faccio delle valutazioni. Sì. Ho capito bene? Sì. Allora, prima di farle la domanda sul caso specifico, sì, per quanto riguarda la sua interpretazione, la sua idea dell'obbligo di refertare, cioè di denunziare all'autorità giudiziaria, sì, lei lo fa quando ha un minimo di riferimento preciso, certo, oggettivo, se ho ben capito, e non quando si trova di fronte a una qualunque affermazione generica o vagheggiante di qualcuno. Questo è il primo discrimine che lei usa, se denunziare o meno. Beh, se c'è qualche elemento, sì, che le possa dare credibilità a quello, sì, che si dice. Sì. Bene. Nel caso specifico, sì, visto che lei non l'ha scritto, non è che non ha fatto solo il referto, mm-hmm, ma l'ha neanche scritto nella sua relazione. Mm. Questo è bene che precisiamo. Sì. Le affermazioni di Uva, maledetti mi hanno picchiato. Sì. E visto che lei qualche domanda gliel'ha fatta. Le hanno fornito un minimo di riscontro, una precisazione ulteriore su chi l'avesse fatto, su che cosa gli avrebbero fatto, sì o no? No, perché lì non mi, no, intanto non ho indagato. Ma lui autonomamente gliel'ha fornito. Autonomamente non ha fornito. È per questo che lei non l'ha scritto neanche nella... Scusi, dottoressa. Mm. È per questo che lei non l'ha scritto neanche nella relazione, oltre il fatto di non fare neanche referto. È per questo che lei non l'ha scritto, sì, cioè per la sua genericità come affermazione. Era una genericità e poi comunque ho pensato che qualora avesse pensato di, sarebbe stata la sua premura quella di eventualmente denunciare se... Sì, vabbè, e questo è scontato. Se pensasse veramente, ma al di là di quello che lui poteva di fare, soprusi, insomma. Ho capito, ma se lei si trovasse di fronte ad una violenza su un minore, sì, in casi per i quali si procede d'ufficio, ecco, non è che sì, lei si mette a pensare se poi il genitore fa la querela o meno, no? Lei c'ha l'obbligo del referto. Quindi ci sono dei casi in cui, al di là delle intenzioni della persona, lei comunque ha l'obbligo di... Dato che questo fatto non solo non l'ha refertato, cioè non ha fatto, non ne ha fatto una denuncia specifica, una segnalazione, sì, al posto di polizia, non è andato al posto di polizia, non ha scritto, non l'ha detto neanche al suo responsabile del reparto psichiatrico, al dottor Fraticelli, al quale ha fatto il passaggio di consegne, perché il dottor Fraticelli, che ha reso la dichiarazione in dibattimento, ci ha riferito ciò che lei gli aveva raccontato delle condizioni. Sì. E non risulta che lei abbia detto a Fraticelli che Uva lamentasse di essere stato picchiato in caserma. O ha detto la bugia, Fraticelli? No, forse non. In quel momento la cosa principale era quella di fare una valutazione clinica. Sì, ho capito, però a Fraticelli questo non gliel'ha detto. Non mi ricordo, praticamente. Può essere che non gliel'ha detto. Può essere. Quindi ha detto il vero, Fraticelli, giusto? Allora, a Fraticelli non l'ha detto, nella sua relazione non l'ha scritta, una denuncia a parte in base all'obbligo di referto non l'ha fatta, io che cosa devo dedurre? Che lei, insomma, non l'ha considerata una cosa attendibile.
in quel momento era non avevo elementi per considerarla una cosa attendibile. Okay. E poi ho pensato, se la cosa dovesse andare avanti, questo riguardate. È una denuncia personale. E questo non c'è dubbio. No? Quindi lei non l'ha ritenuta attendibile in quel momento. Non ha avuto elementi per ritenere attendibile, per ripetere le sue parole precise. Non è che le cambia solo perché no, sono le sue. È un altro modo, vabbè. Sono le sue, lei ha detto non avevo elementi per ritenerla attendibile. È così? Sì o no? In quel momento non avevo nessun elemento, no? Non l'ha ritenuta attendibile perché non aveva nessun elemento. E ha inciso su questo le condizioni nelle quali si trovava il paziente comunque? Cioè, mi spiego. Lo stato di alterazione, di... Nel fatto che lei non l'ha ritenuta attendibile, incideva anche il fatto che lui comunque era una persona in forte agitazione psicomotoria, sotto effetto di sedativi, nel momento in cui ci ha parlato lei, subconfuso come ha detto poco fa, comunque anche sotto l'effetto di alcol, perché questo poi è il risultato. Ha inciso o meno questo nella sua valutazione? A parte il fatto che non le ha dato nessun particolare, non le ha indicato niente. Ha considerato inattendibile anche per le condizioni in cui era o no? Per le condizioni in cui era relativamente, perché è stato in grado di darmi il numero di telefono, per cui non era disorientato, non era delirante, non era allucinato, in quel senso lì, per cui, però non avevo nessun elemento per dire... Ho capito. Vabbè, le ha fatto qualche altra dichiarazione sulla sua situazione, quello che era accaduto? Le ha detto perché era stato fermato dai carabinieri a questo punto? Cioè, dato che lei comunque l'ha trattato come psichiatra e dato che a Monte c'era un trattamento sanitario obbligatorio, per quale motivo lui era stato fermato? Lei ha chiesto che cosa era successo nelle ore precedenti? Non l'ha ritenuta attendibile sul fatto di picchiate anche perché lui non ne si è precisato, eccetera. Sì. Aveva visto certe cose che lui stesso ha posto in essere al pronto soccorso, l'ha pure minacciata, lei non si è potuta avvicinare, eccetera, eccetera. Sa che lui mentiva sull'alcol assunto, ma su quello che era successo prima, sul perché lui fosse stato fermato e poi era nato tutto, lei ha avuto informazioni, le ha chieste e se sì, quali sono state? Al paziente? No, anche gli altri. Il paziente me l'ha raccontato. E che l'ha raccontato lui? Che insieme a un amico avevano spostato queste segnalazioni, che stavano un po' giocando a fare queste... Transenne? Queste transenne, sì. Lui minimizzava molto la... Cioè lui diceva che giocavano con le transenne? Sì. E giocavano a fare ha spostato. Ha detto dove? Cioè dove l'avevano spostato, su marciapiede o in mezzo alla strada? No, questo non me l'ha detto. Non gliel'ha detto? No. E non ha detto altro? È una domanda. Cosa ti ha raccontato? Le ha detto altro? Su quello che aveva fatto, sul perché? Su quello che lui aveva fatto? Su perché poi era stato fermato dai carabinieri? Sì, che era arrivata un'auto delle polizie e aveva detto... che aveva sentito dire proprio te cercavo da qualcuno e poi è stato portato via in caserma. E poi? Nient'altro? Poi nient'altro. E su quello che sarebbe successo in caserma le ha detto qualcosa? No. Nulla? No. Senta, e per quanto riguarda il trattamento... degli infermieri del pronto soccorso, si lamentava? Del pronto soccorso? Sì. No, il pronto soccorso no, almeno come non si è lamentato. Non si è lamentato? Del pronto soccorso no. Senta, a noi è venuti in aula, in dibattimento, la guardia giurata e ci ha detto che a un certo punto lui l'avrebbe calmato e l'avrebbe anche accompagnato in bagno a fare i suoi bisogni. È vero? No, sa lei cosa allora, finché c'ero io no, sicuramente dopo. Ma quando lei è andata via, lui in che condizione era? Libero? No, no, quando sono andata via era ancora legato. In che modo? Aveva delle bende abbastanza lunghe. Cioè poteva muovere le braccia? Le braccia le poteva muovere. Non si poteva alzare?
Non poteva alzarsi. Non poteva scendere dal lettino? No. E non poteva sciogliersele queste bende? No. No. Chi le aveva messe queste bende? È arrivato così in pronto soccorso. Beh, in pronto soccorso non è... Stava sulla barella. Stava sulla barella del 118? Quando lei è andata via, scusa. Adesso non so se era quella del 118, quando sono arrivata io era in quelle condizioni. Ma era sulla barella dell'ospedale, non so se l'ospedale del 118, comunque che si spostava. Lei ha detto che l'ambulanza era andata via? Sì. Senza barella? L'anno era contenuto quando l'ho... Ho capito, ma... Chi le aveva messe queste fasce? Chi le mette? Chi è che l'ha fatta la contenzione lì? Non lo sa. Lo so, non lo so. No, non lo so. Ma lei è arrivata alle 6:20, l'ha vista alle 6:30, l'ha visto con queste fasce? Contenuto, sì. E cosa ha disposto lei? Non gliel'ho tolte. Perché? Perché si sarebbe allontanato. Quindi ritornando a prima lei non voleva che si allontanasse? No. Quindi lei ha disposto il mantenimento della contenzione? Sì. E l'ha fatto secondo i protocolli? Sì. E quali sono i protocolli? I protocolli sono che devi assistere comunque il paziente in continuazione. No, rispetto al contenimento. Ah, rispetto alla contenzione? Sì. E che ci sono dei protocolli precisi, per cui se c'è la possibilità... no, intanto ci vuole personale che sia sempre lì. E aveva dalla Guardia Giurata? Perché è l'unico che c'è sempre stato vicino. Io non so che abbia sciolto, quando finché sono rimasta io. L'unico che c'è sempre stato vicino, secondo quello che noi abbiamo accertato in dibattimento, è stata la Guardia Giurata. Questo non, a me non risulta, perché quando sono non andata... Non risulta che la Guardia Giurata sia stata vicina? No, perché... No, non è vero, no, non è stata vicina. Cioè, allora, a me non io fin quando sono stata lì, no. La Guardia quando Giurata, sono che andata faceva, via... Lei stessa ha citato la Guardia Giurata prima? Si ricorda che l'ha citata? Allora. Siccome c'ero io, non c'era la guardia giurata, no, ed era legato, era comunque legato. Io sì. Sono andata via, era ancora legato. E chi c'era vicino? Quando lei è andata via, chi c'era vicino? C'erano infermieri che andavano e venivano. Ok, quindi non c'era una persona fissa a fianco? Fissa no, ma era assistito. Era lì nella stanza. Benissimo. Lei perché ha ritenuto necessario che rimanesse legato fino alle 8:29 quando lei è andata via? Perché si sarebbe allontanato. Oh, allora non era collaborativo neanche alle 8:29? Non era così collaborativo. No, così collaborativo o non era collaborativo? Mi ci sono capire. Vari gradi di bene. Collaborazione. E lei ce li spieghi allora. Quindi era talmente poco collaborativo che se l'avesse sciolta sarebbe andato via subito. Sì. Cioè, scusi, sono andata via. Una cosa, a me sembra questo proprio il primo livello di collaborazione. Se uno se ne va, proprio non c'è dialogo, non le fa fare niente, se ne va. Il timore era che se ne sarebbe andato. Il timore o il proposito dichiarato e quando lei ha accettato, visto che lei per 2 ore l'ha fatto stare allora, legato? Fin quando non l'ha fatto la seconda sedazione, lui voleva andarsene. Sì, ma alle 8:29 lei è andata via e ha detto che era ancora legato. Allora, e alla mia domanda via, perché era ancora legato, la sua risposta è stata perché altrimenti se ne sarebbe andato via. Sì. Quindi vuol dire che alle 8:29 Uva Giuseppe però, non era collaborativo come lei dice. Beh, però aveva accettato di lasciarsi fare la lastra. Ma questo è un altro discorso. Ha accettato sì, di farsi la lastra. Dal nostro punto di vista clinico, la collaborazione per noi psichiatri è sempre una cosa molto così difficile. Nel senso, ci sono vari gradi di collaborazione sì. Per noi. Okay. Quindi il fatto che uno dia una parziale collaborazione e quindi che almeno prenda le terapie oppure comunque faccia le lastre, per noi è già... una sorta di collaborazione. Poi che che sia così collaborante, tanto da capire il senso, no, dell'atto medico, della necessità di fare degli accertamenti, di stare in osservazione, questa è un'altra cosa, no? Ok, quindi per voi era importante che lui collaborasse a farsi fare i prelievi ematici e si facesse una radiografia per verificare tutti quegli accertamenti clinici che non era stato possibile al naso fare fino a quel momento. Era importante. Però ai fini del trattamento sanitario obbligatorio, sì. Lui fondamentalmente non era d'accordo perché se ne voleva andare. Sì. Quindi lei dice alle 8:29 lui era ancora legato perché altrimenti se ne sarebbe sì. Andato. E secondo lei non poteva andarsene, non doveva andarsene. No, fin quando non perché non doveva andarsene?
Era pericoloso per sé e per gli altri? Domanda? Diciamo che poteva essere pericoloso se fin quanto non fosse stata fatta una diagnosi accurata. Quindi la necessità era quella di riuscire a fare anche una diagnosi accurata. Mi scusi, quando è stato fatto il trattamento sanitario obbligatorio, è stata fatta una diagnosi. Lei ha diagnosi, lo stato di agitazione psicomotoria è uno stato. È stata fatta una fotografia della situazione. E contemporaneamente lei dice, io l'ho confermata quando l'ho vista. Sì, e adesso ancora questa situazione, sì, attenzione, serve di grave agitazione psicomotoria con atti sia auto sia eteroaggressivi. Certo. Ora la mia domanda è, alle 8:29 quando lei è andata via e ha disposto che lui continuasse a rimanere legato, è perché alle 8:29 lui era ancora in queste condizioni? Al di là del livello di agitazione? Che però c'erano i medicinali, quindi che l'avevano calmato. Sì. Ma se fosse andato via, l'effetto medicinale sarebbe svanito. Sì. Quindi la sua situazione, la sua patologia diagnosticata, e cioè l'agitazione psicomotoria con atti quindi conseguenti sia etero che auto aggressivi, era ancora presente come situazione potenziale alle 8:29? Come situazione potenziale, sì. È per questo che lei l'ha mantenuto legato? Sì. E le risulta che qualcuno l'abbia slegato mentre lei era presente? Entro quindi quest'arco? No, dalle... ero presente, non mi risulta, perché sono no, fin quando l'ho visto l'ultima volta io era ancora legato. Sì. Senta, ma la sua preoccupazione era quella di di convincerlo a farsi la radiografia perché aveva questo segno, sì, sulla fronte, sì, a livello tra il naso, insomma, la regione frontale, eccetera eccetera. Sì, gliel'ha chiesto come se l'era fatto? Sì, gliel'ho chiesto. E qual è la domanda? La risposta, scusa. Non mi rispondeva, cioè rispondeva... A un certo punto si è messa a gridare, mi hanno picchiato, maledetti. Ah, quindi in relazione a quel livido anche? Sì o no? Sì, sì, anche. Cioè, allora, dato che lei ha visto gli atti... mi hanno picchiato in generale, però... Sì, lei chiedeva di quello... Come ha fatto che ci hanno picchiato? Ecco. Però non mi spiegava esattamente cosa era successo. Sì, questo l'ha già detto prima, ma la mia domanda è un'altra. Lei è stata indagata e imputata, quindi ha visto tutti gli atti del processo, sì, che la riguardava. O comunque, se non l'ha vista, sono a sua disposizione, lo sono stati certamente. Tra questi avrà visto anche la dichiarazione del dottor Nebussi, che è il medico del 118, che ha fatto il primo intervento, e lui ha testimoniato che quella testata l'ha data in sua presenza, che è un atto autolesionistico. Lo sa questo, l'ha letto? Lo sapeva questo lei? Cioè lei sapeva che il dottor Nebussi ha testimoniato che... stava negli atti, sì, no, io lo so, lei appunto, no. Lei non lo, l'avvocato lo sa, ma lei non lo sa, no. Quindi lei non lo sa neanche, ancora oggi non sa che il dottore ha testimoniato che in sua presenza posti in essere più atti autolesionistici, tra cui anche questa testata. Lo so, non lo sa, le ho fatto una domanda, no, una so. Lo apprende solo oggi da me. Ma perché? Beh, sì, guardi, lo so, capisco tutto. La telecamera darà atto che lei sistematicamente, tranne la recensione, prima di rispondere guarda il suo avvocato. Ma io lo capisco il perché. Però se lei si fidasse delle domande e rispondesse secondo verità, faremmo prima. Non c'è niente dietro le mie domande, sono così chiare. Cioè, gli atti gliel'abbiamo depositati io, tutti. È un altro mondo per me. Hai capito, però non deve avere pregiudizi, cioè non deve pensare solo perché è un altro mondo, lei deve pensare alla dietrologia ogni volta che uno fa una domanda. Allora, le ho fatto una domanda dando per scontato che lei addirittura avesse letto gli atti. No, non mi sono letta. L'avvocato ha precisato che lo conosce, lei conosce, cioè sì, la sua avvocatessa, e non lei allora imputata,
Ma questo non toglie il dato di fatto che io negli le atti, sto certo. indicando una cosa che addirittura certo. il suo avvocato ha già letto e conosce. Mm. Sì. Quindi, oggi lei dice, non lo sapevo, l'apprendo adesso. Sì. Quindi, se ho ben capito, oggi lei apprende che, e noi gli dobbiamo credere fino a prova contraria, il dottore ha testimoniato che la testata l'ha data, e non solo quella, sì. in sua presenza per farsi del male. Ma a lei invece Uva Giuseppe ha quasi fatto intendere, se ho ben capito, sì. che fosse una conseguenza del pestaggio. Ho capito male? Del essere stato picchiato, sì. meglio. Sì. È così? Sì, è così. Ma è sicura che l'ha detto in riferimento alla lesione del naso? No, l'ha detto in generale. Ma quando lei chiedeva del naso... Ma come ha fatto? Come ha fatto? Come ha fatto cosa, scusi? Come ha fatto farsi male? Come mai si fa male qua? Qua intende la fronte, sta dicendo lei, no? Certo. Non ha detto niente. No, ma ha detto niente. No, non ha detto niente. Quindi poi in un altro contesto ha detto mi hanno picchiato, che voleva dire magari l'hanno spinto in macchina con violenza. E nel caso avesse detto della fronte, avrebbe detto una bugia anche su quello, perché in realtà... c'è stato un atto autolesionistico. Gliel'ha detto perché non voleva denunciarli? No. Non gliel'ha spiegato non gliel'ha perché? No. Lei, ma gliel'ha detto a posto o è lei che l'ha dedotto che lui non voleva denunciare? Non so se è chiaro il mio ragionamento. La mia domanda. Sì, sì. No, no, lui mi ha detto lo farò a suo tempo. Ah, lo farò a suo tempo. Mm. Va bene. E si è rifiutato dalle particolari, non sì, le ha detto altro? No, non mi ha detto altro. In conclusione, lei ha elementi per dire, visto che poi questo è l'oggetto della... lei ha elementi per dire che Uva sia stato sottoposto a violenze prima di essere ricoverato in ospedale? No, io non ho elementi. Ha fatto un qualunque riscontro? Ha avuto un qualunque elemento che potesse farle nascere il sospetto di ciò? Sì o no? È più semplice rispondere. No. No. È per questo che dobbiamo concludere che lei... questa parola mi hanno picchiata non solo non ne ha fatto oggetto di referto all'autorità giudiziaria, ma non l'ha neanche messa nelle sue relazioni. Ci pensa troppo? Sì, no. Pensa troppo alle risposte. Sembra troppo. Sempre che chissà che cosa troppo. Debba cercare nei meandri della cioè, sua scusi, mente. Scusi, se non è chiara la domanda gliela ripeto. No. Forse non è chiara, forse non è così agitata che non riesce a cogliere, si perde a metà della domanda. Se non la intende, dice non ho capito bene, ma proprio tranquillo. Allora, abbiamo detto prima che non aveva nessun elemento, non ha nessun elemento per dire... che abbia subito, che sia stato oggetto di violenze di qualunque genere prima del ricovero in ospedale. Sì. Allora le ho fatto l'altra domanda, e cioè, è per questo motivo che lei, la frase mi hanno picchiato, di cui ci ha già spiegato il contesto, il modo, eccetera, eccetera, non solo non ne ha fatto oggetto di un referto all'autorità, una denuncia specifica all'autorità giudiziaria, ma non l'ha neanche inserita nella relazione... è sua, nella sua consulenza o nella cartella clinica? È chiara la domanda? Sì, è chiara. E la risposta qual è? Sì. È per questo motivo? Sì. Perché non l'ha scritto? Perché non lo scrive? Perché non c'è scritto? Non avevo nessun elemento io per sapere. Lì sopra. Quando si fa l'anamnesi però? Sì. Riferisce si scrive quello che riferisce il paziente. Sì. Giusto? Non è che voi fate l'indagine. Sì. Per accertare, ma è vero o non è vero quello che lui dice? Voi scrivete, sì, riferisce. Era molto vaga la cosa. Era molto vaga e veniva da un soggetto, se ho ben capito, comunque particolare in quel momento. Sì. Perché lei non lo scrive neanche. Riferisce. Non è che lei doveva farla. Lei non ne fa oggetto di denuncia, ma non lo scrive neanche nella relazione. Cosa dobbiamo dedurre? Che il livello di attendibilità le è sembrato molto basso, per usare il femminismo. La risposta qual è? Al momento sì. Perché dopo ha cambiato idea? No. Ha avuto elementi oggi no. dopo che le abbiamo detto che l'infermiere no, del triage gli ha fatto quella domanda, che il dottor Nogussi è stato testimone di quando lui si è lanciato, che le abbiamo ricordato che il tasso alcolico era tale da smentire sull'assunzione del mezzo litro soltanto di cui le aveva detto, eccetera. Lei ha elementi oggi per dire... che in realtà lui fosse attendibile quando aveva detto quella frase generica maledetti mi hanno picchiato?
E l'ha detta no. solo a lei, non l'ha detta agli altri, tra cui all'infermiera del triage? La risposta qual è? No. Quindi non ne aveva allora e non ne ha adesso. O sbaglio, ho capito male. Il suo difensore, in quella memoria iniziale, mente citata, riferisce, come saputo da lei, che, e lei in parte ce l'ha già detto prima, che tra le grida che lui lanciava c'era anche quel "maledetti, ve la farò pagare". Mm-hmm. E lei poco fa, oltre a confermare questa frase, ha detto che ce l'aveva genericamente con tutti i presenti al pronto sì. soccorso. Giusto? Sì. Quindi anche col personale sanitario del pronto sì. soccorso. Sì. Oh, allora, "maledetti, ve la farò pagare", fa il paio con "maledetti, mi hanno picchiato", per genericità. Vorrei capire, quando lui diceva "maledetti, ve la farò pagare" anche agli infermieri, al personale del pronto soccorso che stavano lì per guarirlo, per curarlo, per assisterlo, cioè, me la puoi spiegare la genesi di questa sua rabbia, sua intenzione? Eh sì, la motivazione, perché? Cioè, secondo lei, perché lui se la pigliava con voi? Non eravate i poliziotti, non eravate... Eppure se diceva "la farò pagare". Di che cosa vi accusava? Se lo sa, se l'ha capito. E no, al momento non l'avevo capito. E l'ha capito dopo? No, neanche dopo. E allora era come... agitato, era uno stato di agitazione, per cui per lui erano tutti nemici in quel momento. Tutti? Tutti. Io compresa, certo. Voleva denunziare anche voi? "Ve la farò pagare", che cosa dobbiamo intendere? Una minaccia fisica o legale? Almeno voi come l'avete intesa, ecco. Non l'ho intesa, nel senso che non era... non si capiva, cioè non ho capito in che modo avrebbe voluto farla pagare. Lei aveva verificato che ci fossero motivi perché lui si lamentasse del personale dell'ospedale? No. Eppure lui mi stava minacciando? Mi stava minacciando, certo. Fisicamente anche, ha detto lei? Fisicamente. Anche fisicamente, ma non solo? Sì. Cioè pure voi voleva denunziare? No, della denuncia con noi non ne ha parlato. E allora ve la farò pagare? Urlava, cioè proprio urlava in una maniera... Cioè era più una minaccia fisica addirittura? In quel momento sì. Senza motivo? In cui non ci si poteva assolutamente avvicinare. Ho capito, ma era senza motivo? Senza motivo, sì. E secondo lei era una conseguenza della sua patologia, quell'atteggiamento, quel comportamento? Questo si faceva una richiesta proprio al medico che l'ha osservato. Era difficile capire così da dove derivasse questo stato di agitazione, era appunto quello che volevo verificare. No, io ho fatto un'altra domanda. Il fatto che lui, senza motivo, sì. minacciasse fisicamente di picchiarvi, di fare a lei... Succede spesso, sa. E perché succede? Perché in psichiatria? In psichiatria e perché succede? Anche in altre situazioni, insomma. Beh, immagino non che succede, non sono tutte uguali le situazioni. No, ma d'altra parte quando alcuni pazienti vengono prelevati, cioè presi, e non capiscono mai il motivo del ricovero, per cui quindi sono arrabbiatissimi. Cioè lei sta parlando sempre di trattamento sanitario obbligatorio? Sì, in generale. Qui stiamo parlando di una situazione... Cioè c'è poco da fare, è una patologia psichiatrica quella. Il trattamento sanitario obbligatorio non si ricopre mai in cardiologia, o in ortopedia, si ricopre sempre in psichiatria. Cioè l'unica motivazione per la quale si può fare un trattamento sanitario obbligatorio è quando il livello di capacità di intendere e di volere del soggetto è sceso sotto una certa soglia e quindi lui è diventato pericoloso per sé e per gli altri. Questo, e non c'è nessuna possibilità di collaborazione. Ma questa è la conseguenza, quando scende sotto la soglia scatta il trattamento sanitario obbligatorio. Se sta collaborando lo si convince a farsi curare senza fare il trattamento sanitario obbligatorio. Quindi lei sta parlando quindi di situazioni psichiatriche in sì. questo senso. Sì. E quando loro minacciano in questi casi lo fanno, lei dice, solo perché si sentono oggetti di un trattamento sanitario obbligatorio. Beh, solo, anche. Sì, ci sono casi e casi, ci sono tanti casi. Allora, ritornando a questo caso, la mia domanda è molto semplice, quindi se lei risponde di getto, senza farsi troppi pensieri, facciamo prima. Sì. In questo caso, sì. Uva Giuseppe, perché vi minacciava fisicamente, e a voi intendo personale infermieristico e medico del pronto soccorso? Evidentemente ci considerava dei nemici, comunque qualcuno di cui non fidarsi.
perché l'avete capito? Perché non l'ho capito. Quindi senza alcun motivo minacciava voi. E quando minacciava invece o rivolgeva pensieri quali quelli che le ha detto rispetto alle forze di polizia, al personale infermieristico che l'aveva e medico che l'aveva soccorso prima, sì. Prima aveva un maggiore livello di attendibilità rispetto a quando faceva quel tipo di minaccia a voi? È chiara la domanda? Sì, era sicuramente, era meno agitato, era meno inquieto di prima. No, io sto dicendo non come era, no, se era attendibile. Cioè, se aveva motivi che a lei risultino per... Dice, perché conosco... Allora, urlava in testa a lei, quando l'ha aggredita e le ha detto non sì. Ti avvicinare... Non aveva nessun motivo. Aveva dei motivi per aggredirla? No. No. Aveva fatto qualcosa? No. E allora, quando diceva che ce l'aveva con chi l'aveva soccorso prima, quindi sì. Poliziotti, carabinieri... Ah, gli diceva aveva... che non erano stati affatto gentili. Ma lo diceva anche a voi? O sbaglia? Poi diceva anche di peggio? Ah, noi ci ha insultati subito all'inizio. E cosa vi ha detto? Quindi c'era ragione. Dica i termini precisi. Adesso... Non abbia paura di essere volgare perché... Ma adesso non mi ricordo, cioè, francamente non mi ricordo bene le parole. I concetti quali erano? Comunque ha detto che io mi ricordo benissimo che se soltanto osa avvicinarsi le spacco la faccia con la mia testa. E poi che altro? Questo però è una minaccia, non è che... È una minaccia. E che cosa vi diceva? Cosa vi urlava? Urlava... Vi offendeva, vi accusava... Più che altro urlava in generale, nel senso proprio delle urla poco non strutturate in parole, non verbalizzate, poi maledetti. Cioè, pure a voi diceva maledetti. Anche a voi maledetti. Che comunque si avvicinasse. Malediceva anche voi, maledetto anche lei. No, a me è minacciata. Ha detto anche se è una donna, guardi. Ah, nonostante fosse una donna l'avrebbe picchiata. Mm. E invece l'infermiere diceva maledetti. Gli infermieri non osavano avvicinare. Sì, diciamo, sì, urlava. Ieri urlava anche Ieri a loro? Urlava anche a loro, sì, sicuramente. Quindi, personale infermieristico, l'ambulanza, i medici, i poliziotti, perché non erano stati gentili. Questa è l'unica cosa che le ha detto. Questa però non mi ha detto, sì. Nient'altro. Riguardo l'ambulanza, sì. Ambulanza, sì. Medici. E poi ha detto, quella volta maledetti mi hanno picchiato dopo, sì. Senza precisare neanche chi. No. E non in che modo? No. E né cosa soprattutto li avessero fatto? No. Lei ha mai parlato con il dottor Fraticelli di questa vicenda dopo? Poco niente, perché poi dopo lui è andato anche via. Mm. Lei sa che il dottor Fraticelli l'ha sottoposta ad una visita completa? Sì. Per verificare se avesse lesioni di qualunque sì. Genere? Lo sa? E qual era stata l'esito di questa visita? A parte quello già che avevate visto voi, cioè al naso, aveva riscontrato cose rilevanti. Non aveva riscontrato. Non aveva riscontrato cose rilevanti. E lei ha riferito, no, ha già detto prima che neanche in quell'occasione ha riferito a tuo fraticello di quella frase generica, maledetti mi hanno picchiato. Ho capito male? No. Mi sembra di no. Non gliela riferisco. Quando quindi l'avvocato scrive che nei confronti delle forze dell'ordine accusava di averlo picchiato, come lo devo intendere? Come una trascrizione non fedele del suo pensiero? L'avvocato ha scritto sì. Questa frase, no? Sì. Ha scritto... forze dell'ordine che accusava di averlo picchiato durante la permanenza in casella. Lei invece adesso ha smentito questo punto. Era una cosa generica, nel senso non mi ha parlato. Allora, i bariglieri erano poco gentili. Guardi che l'avvocato non si offende. Non si offende. No, i bariglieri erano poco gentili. Le forze dell'ordine l'avevano picchiato. Lei poco fa dice che non ha mai detto che erano state le forze dell'ordine ad averlo picchiato specificamente, no?
Oh sì, ha detto di sì, ha detto di sì. Ma non ha detto in caserma. No, non ho detto dove, come no, non ha mai specificato. Quindi questo, diciamo, che è stata una deduzione dell'avvocato, sì, che conosceva certe tempistiche, ma lei non le... abbiamo... io devo chiarirlo questo passaggio. Certo, ma è fondamentale. È l'interesse di tutti. No, la tempistica, no, cioè, non ho detto in caserma. Cioè, voglio essere chiaro, sì, voglio essere, beh, chiaro. Io così evitiamo questo... ogni sì, ogni equivoco, ogni... perché certo, io parlo sempre chiaro. Uva Giuseppe aveva posto in essere insieme all'altra persona determinati atteggiamenti, sì, che, secondo la nostra visione, hanno reso obbligatorio l'intervento delle forze dell'ordine. La non collaborazione si era manifestata anche sulla strada, quindi il fatto di usare un minimo di coercizione per farlo salire in macchina è dimostrato anche dal fatto che c'è stato necessario far arrivare altre persone anche per indurlo a più miti consigli. Ora, il punto importante è quindi chiarire se Uva Giuseppe, dato che all'infermiere ha precisato che tutti quei segni che si vedevano se le era autoprodotti, è importante capire se parlando con lei ha cambiato versione oppure se ha usato un'espressione generica, mi hanno picchiato, senza neanche dire in caserma, che potrebbe anche significare genericamente le modalità con le quali l'hanno preso per farlo salire in auto. No, non so se è chiaro, sì, adesso. Sì, l'hanno picchiato, non ha specificato dove. Ecco, quindi se venisse fuori che Uva Giuseppe si riferiva alle modalità, come ha detto lei, i barellieri non gentili, il personale sanitario 118 non gentile, i carabinieri avevano picchiato, intendendo preso con la forza, tra virgolette, per farlo salire in macchina, lei non sarebbe in condizione di smentire sulla base di quello che le ha detto Uva Giuseppe. Cioè non va in contraddizione o a smentire ciò che ha detto all'infermiere sull'origine di quei lividi, di quei segni che lui mostrava. È chiaro la mia domanda? Sì, lui ha detto, ma hanno picchiato qua. Non ha specificato assolutamente nulla. Quindi l'avvocato non si offende se chiariamo che questa frase in caserma non era è un'aggiunta, diciamo, che era sembrata logica al difensore, ma non è sconfortata da quello che le ha detto Uva Giuseppe. È così? Senta, lei ha detto che le ha dato il numero di telefono della sorella. Sì. Ma di quale? Adesso il nome non me lo ricordo, quando l'ho contattata per telefono. Adesso il nome della sorella, francamente, non me lo ricordo. E la sorella che le ha risposto? La sorella ha detto che era da tanto tempo che non lo vedeva, non mi ha saputo riferire di patologie particolari. Cioè lei gli ha chiesto, ma come sta? Sì. Cioè, dobbiamo sapere qualcosa. Sì. Più o meno come lo collochiamo questa? Quando la collochiamo questa telefonata? Dopo la sedazione, quindi quando l'ho risvegliato. Dopo un po' che ci ho parlato che l'avevo risvegliato. Allora abbiamo detto 7:20 circa, più o meno abbiamo detto, no? 7:15, 7:20. Penso che si possa andare a vedere, perché sì, ma vabbè, ma seguiamo questa traccia, però non lo vediamo. Sì. Benissimo. Allora, lei ha telefonato per avere delle informazioni. Sì. Anche per avvisare che... Per aiutare la sua memoria, le dico che l'avvocato in quell'atto citato prima indica che era un anno almeno che non si vedevano. Sì. E la sorella ha confermato. Anche lui me l'ha detto. La sorella ha confermato questo fatto. Che era tanto tempo che non si vedevano, sì. Nonostante vivessero qui in zona, tutti qua. E questo non lo so. Lei ha fatto un numero. Sì, sì, sì. Un cellulare, un numero di Varese. Francamente io questo particolare non me lo ricordo, anche benissimo, perché il centralista okay, che fa. Allora lei ha parlato con la sorella e chiede informazioni sullo stato di salute. Sì. E la sorella non sapeva anche nulla? Che è in trattamento sanitario. E la sorella non sapeva nulla? Di cosa? Della condizione di salute. Beh, non ha riferito cose particolari. No, sapeva qualcosa? Dello stato di salute? No, ma ha detto è tanto tempo che non lo vedo. Quindi no, allora, l'avvocato lo sa, lei forse no. Però noi nel corso del procedimento abbiamo acquisito, in un arco temporale prossimo, diciamo... le prove dei ricoveri di Uva Giuseppe e Uva Giuseppe mi pare che abbia qualcosa come 24, 25, 26, non so più quanti sono ricoveri in un arco temporale abbastanza limitato. Le chiedo,
però sono in quell'ultimo depositato quando era insieme a Catenazzi, per quando ma non vabbè, non, non le interessava, non, no? Ero non le interessava per lei, quindi, però ci sono, le abbiamo depositate. Allora, quello che io le chiedo, di tutti questi ricoveri, alcuni anche molto prossimi a quell'episodio, la sorella non sapeva niente? Non mi è stato detto niente. Un attimo solo. Oh, a me non ne ha parlato, non è. Vede, per esempio, noi ne abbiamo uno del, di 2 mesi prima, un altro appena precedente, di un altro mese prima. Cioè, praticamente abbiamo un ricovero... Beh, cioè, un... Mi fermo solo agli ultimi. Il fatto è del giugno del 2008, no? Qui siamo a 11 febbraio, 13 marzo, 16 aprile... Tutti cioè, ricoveri? Pronto soccorso. Accesso al pronto soccorso. Accesso al pronto soccorso per... tutti in orticaria. Questi orticarie. Ve l'aveva segnalato quello dell'orticaria? Quello dell'orticaria sì, me lo ricordo. No, perché... ma la sorella non lo sapeva, però. No. Vabbè. L'ho guardato, ma perché stava iniziando soltanto allora la, l'informatizzazione in pronto soccorso e allora stavano cominciando a... Ho capito. Senta, la sorella non è riferito. La sorella lo sapeva? No. Non sapeva niente. No, in che condizioni si presentava dal punto di vista della cura della persona? Chi? Uva Giuseppe. Era abbastanza trascurato. Abbastanza trascurato? Molto trascurato, sì. Lei ritiene che fosse possibile che lui avesse un'emorragia in atto in quel momento? Nel momento in cui parlavo? Sì. Lei ha, avuto, ha detto che per un'ora e mezza, un'ora, è stato con lui, sia pure a tratti. No, un'emorragia in atto in quel momento... Non per, no... No, perché ci sarebbero stati dei segni, i segni non c'erano. Noi lo sappiamo, dottoressa, ma dato che c'è chi addirittura lo ipotizza, no? Cioè, c'è un'emorragia grave in atto. Ah sì, tale da inondare i pantaloni di sangue. Emorragia esterna innanzitutto. Ah, esterna. Dalle, esatto. Ha visto il sangue? No, c'è da dire che, vabbè, noi no, la puntura l'abbiamo fatta intramuscolo, la veloce, senza... Dottoressa, Però lei non ho visto emorragie. No, ma emorragie gravi. Jeans, no, emorragie gravi, il tessuto no. Jeans? Sì. Allora, immagini una quantità di sangue tale che attraversi i tessuti jeans. No, non l'ho visto. Ma lei gli ha chiesto se aveva qualche problema, sentiva male da qualche parte? Sì, ha voglia. E che le ha risposto? Assolutamente nulla. Ma lui negava anche di essersi fatto male... Cioè, di avere dolore, non... Anche in fronte? Sì, diciamo che non no, ma giusto per chiarirlo, questo fatto delle emorragie, perché sennò sconfiniamo quasi nel fantascientifico, perché c'è anche chi ha avuto il coraggio, l'ardire di sostenere che Uva Giuseppe sarebbe stato addirittura oggetto di violenze sessuali in caserma, conseguenza per la quale avrebbe riportato un'emorragia rettale così grave quale quella riscontrata da sui pantaloni che, attenzione, gli sono stati tolti al momento del ricovero in psichiatria, cioè alle 9. Quindi si immagini pantaloni per inzupparsi di sangue al punto da avere chiazze vistosissime dall'esterno, quanto sangue una persona debba perdere, no? Mi pare chiaro. E dato che tutto questo sarebbe accaduto mentre lui era da voi, perché non è che un'emorragia del genere si ferma così, me ne sareste dovuto accorgere in qualche modo, no? O lei, o gli infermieri, o... Cioè, un'emorragia da retto. Un'emorragia importante, sì. È un'emorragia importante e quindi... quindi non c'aveva emorragia. In atto, emorragie, no? E neanche sangue fresco che come si è spostato, ha lasciato, sporcava le lenzuole, si vedeva, cadeva... Se deve rispondere, no. Avvocato risponda, perché... Fiorina, sono preoccupata. No. Non ne aveva. No, io non l'ho visto, un'emorragia importante non l'ho vista. No, non aveva non ha visto emorragia importante o c'era segno di qualche emorragia meno importante? No, c'era segno di importante. Ha visto sangue? No, lo ritiene possibile sangue. Che lui in quel momento avesse un'emorragia e lei non se ne è accorta? No. Questa è la domanda. Cioè, aveva un qualche segno? Una persona che sta perdendo sangue a fiumi? No, perde le forze. No, no, assolutamente. Insomma, no. Se lei dice che questo continuava a fare... No, era bello agitato, era bello stenico, era bello...
Ah, perché è stato detto anche quello. Poi è stato accertato che aveva delle emorroidi e quindi probabilmente aveva avuto delle pesanti perdite pregresse, ma evidentemente lo stato di le condizioni di vita erano tali che non si era cambiato neanche gli abiti, insomma. Questo purtroppo. Ecco. Lei lo può smentire questo, visto lo stato in cui era lui che. È curato nella persona, nell'igiene nella persona, come voi fate la valutazione. Quando vedete una persona dite curato, no, nell'igiene nella curato, persona, lei che cosa avrebbe scritto? Dice? Che non era curato, era. Cioè è compatibile con quello che viene descritto, cioè una persona senza vista di mora. C'è anche da dire che comunque era anche in uno stato tale di agitazione, perché la sudorazione, la cosa, cioè è anche difficile. Sì, ma qui stiamo parlando di pantaloni sporchi di sangue, eh? Sì. Cioè stiamo parlando di no, io stavo parlando della cura della persona, per cui quando uno è in franco stato di agitazione, con sudorazione profusa, con una cosa, è difficile dire. Distinguere se è l'effetto di una situazione contingente o di una mancanza o di un'abitudine alla poca igiene. Ecco, questo è un po' difficile dirlo. Insomma. È difficile, ma le condizioni che comunque, fatta questa precisazione, lei ha constatato, sono incompatibili con quello che ci viene detto di una persona senza fissa dimora, eccetera, eccetera? Quindi con tutte le conseguenze che ci sono. Non ho capito, francamente non ho capito la domanda. Le condizioni quali, igieniche? A noi ci vengono descritte come condizioni molto scadenti, sì. Insomma. Ci viene detto che questa persona purtroppo non aveva neanche un'abitazione stabile, possibilità di lavarsi, di curarsi, sì. Di cambiarsi, eccetera. Quello che lei ha constatato è compatibile oppure lo smentisce? Dice no, è impossibile. Potrebbe essere compatibile, ma sì, non ho elementi io per fare una valutazione del genere. Però non è in contrasto, cioè fosse stato visto in perfetta condizione. No, non era in perfetto, no. Ma allora ci sarebbe stato un contrasto, invece era compatibile. Sì, ma c'è anche da dire che una persona dopo ore di agitazione così, anche se fosse dottoressa, stata... Dottoressa, ma lei si è accorta che c'aveva i pantaloni sporchi di sangue? Questa è la mia domanda. Cioè, lei qualche articolo sui giornali l'avrà letto, sì. No? Avrà letto che è diventato una specie di cavallo di battaglia di queste cosiddette di queste macchie di sangue sui pantaloni, impossibile che non siano state viste, impossibile. Lei è stato un'ora, non è che in ospedale non c'è la luce, viste, no? Ste macchie. Non le ha viste. Non le ho viste. Quindi non era sangue fresco. No, avevano un'emorragia in atto. Non aveva emorragia in atto. In atto no. In atto dalle 6:20 sì, 30 no, stiamo parlando. Io, certo. E anche se lei si occupa di una branca particolare della medicina, sa che quel tipo di emorragia insomma non è impossibile che non lascia segni visibili dopo due ore, no? Sì, sono emorragia profusa sicuramente. Per sporcare i pantaloni in quel modo, insomma, ci deve essere stata una perdita, non è il taglietto? No. Il taglietto. Quando lei è andato via, lui era vestito? Sì. Non era stato spogliato? No. Cioè, è stato spogliato poi in psichiatria? Penso di sì. Lei ha visto lesioni, per quello che si ricorda, ha detto in fronte, quella che poi è stata refertata con la radiologia, esatto? Che poi non era neanche un taglio, era no, un'ecchimosi. Era un'ecchimosi. E poi ha visto altre lesioni sul corpo? No, non l'ho visto anche perché non potevo avvicinarmi più di tanto. Ma fino alla fine non si è potuto avvicinare lui? No, non mi fidavo, no. Ah, ecco. A parte il fatto che un psichiatra, allora... Sì, lo so che non compete a lei. Non compete l'esame obiettivo. Però lei ha gli occhi per vedere, come però, si dice in gergo, certo. No? Insomma, quindi... L'unica cosa che ho visto, si muoveva anche in maniera senza problemi, quindi non aveva delle lesioni... Certo, infatti non ne aveva. Ecco, e l'unica cosa visibile era questo ematoma in regione frontale nasale. Lei però poco fa, vorrei essere chiaro sul punto, ci ha detto che fino alle 12, alle 8:29, quando lei è andata via, non si fidava ad avvicinarsi troppo. Ho capito bene?
fino a un certo momento no, non mi avvicinavo comunque troppo, no. C'è stato un momento che si è avvicinata, dottoressa? No! Fino a un certo momento, nel momento spazio fisico. Spazio fisico, sì. Spazio fisico, quindi, corretto, fino alle 8:29, cioè quando lei è andata via, ancora lei non si fidava ad avvicinarsi a tiro di pugno. No, quando sono andata via si era calmato parecchio, tant'è vero che si riusciva a fargli fare una lastra. Dottoressa, lei si avvicinava un'altra. Lei, cioè, lei si avvicinava a portata di pugno? A portata di pugno, no. Oh, allora, cioè, voglio dire, lei oggi si avvicinerebbe a me a portata di pugno? Non lo so. Ecco, vede? Quindi sta per legarmi? Allora, alla collega si avvicinerebbe a portata di pugno? Sì. E questo è per solidarietà di genere, certo. Ma è quindi un pregiudizio suo. Ci ho detto. Ma non so, no. Un giudizio. Scusa, collega. No, temperiamo un po', va bene. Va benissimo. Ecco, allora... Nelle condizioni invece in cui si trovava Uva, lei non si avvicinava a distanza di possibile aggressione. Certo. Questo fino all'ultimo. Fino a quando è andata via. Sì, fino a poco che prima che sono andata via, poi dopo mi sono avvicinata un po' di più, ho detto allora facciamo. Ma sempre a distanza di sicurezza. Abbastanza, sì, di sicurezza, sì. Altra domanda, e praticamente poi se la collega ne ha altre, altrimenti io avrei quasi finito. Ed è questa. Ma la girazione psicomotore, lei l'ha indagata? Cioè perché aveva quello stato di agitazione psicomotore? È molto difficile indagare un'agitazione psicomotoria quando si manifesta. Quindi in quel momento si capisce, lei ha potuto capire? Si capisce, in genere soltanto dopo. Molte cioè dopo si capisce che cosa? Cosa sta alla base di un'agitazione psicomotoria. Okay. Quando si manifesta praticamente è molto difficile, a meno che non hai dei ma e quindi elementi quel certi, tipo non di... conosci molto bene il paziente. Cioè che vuol dire con l'analisi, con l'esame, con tutti gli accertamenti quindi quando necessari, quando si è calmato, quando si riesce può a ricostruire anche anamnesticamente i fatti. E l'alcol ha un'incidenza in questi fenomeni? Sull'agitazione psicomotoria, sì. Certo, l'alcol dà agitazione psicomotoria, può dare. E secondo la sua esperienza, cioè quindi secondo la sua professione, la quantità di alcol, che non era modica, in quella quantità è considerato un fattore che può scatenare l'agitazione psicomotoria? Sì, per quella che è la mia esperienza si vedono grandissimi quadri di agitazione quando intorno al 2,5-2,6. Sì. Qui abbiamo e qui forse l'abbiamo anche superato, al momento del fermo. Noi stiamo parlando delle due. Abbiamo calcolato che era più di due. I calcoli sono stati tali che adesso l'imputazione contestata a voi era per la somministrazione dei medicinali, sì. Stante quel tasso. Quindi a quell'ora lì. A quell'ora. Però noi adesso stiamo parlando della prima. Sì. Dell'agitazione. Allora, che le assunti. Ci sono delle valutazioni su quale poteva essere il tasso alcolico, il tasso alcolico. Quindi lei non lo sa, io non lo so quale può essere il tasso, però lei mi dice delle valutazioni, certamente lei sa che è stato fatto anche questo, è stato anche verificato che lui non fosse un lento metabolizzatore, quindi hanno fatto anche questa verifica genetica, quindi al di là poi delle strumentalizzazioni fatte da altri più o meno legittimamente, ma nel momento in cui si accerta che non è un lento metabolizzatore, vuol dire che è un normale metabolizzatore. Sì. Allora, se è un normale metabolizzatore e alle 8 ha un tasso dell'1,2-1,6, inevitabilmente 5 ore prima, 6 ore prima, lo deve aver avuto di gran lunga più alto. Questo è un dato che nessuno potrà mai contestare. E lei diceva, scusi, a quale livello ma si ma questa consiglia? È la mia esperienza, cioè quando sì. Cioè, soccorso... l'agitazione è notevole, è dopo notevole il 2 scatta? Intorno ai 2,5 sì, 2,5-2,6 vedi è notevole quadri, l'agitazione psicomotoria sì. Che può determinare situazioni come quelle di grande agitazione psicomotoria, sì. Qual è quella che lei ha riscontrato in quel caso? Sì, anche se però era sì
La cosa strana è che non fosse così, di solito però sono anche un po' impastati nell'eloquio, cosa che invece io con al casi... momento lì non assolutamente non ho riscontrato, cioè il linguaggio era molto. E lei tiene conto di questa sua valutazione delle tutte le ore che intanto aveva passato senza assumere alcol? Non ho capito. Cioè, in questa sua valutazione, sì. Cioè che trova comunque un eloquio, sì. Un po' anomalo. Sì, rispetto a quella situazione, sì. Tiene conto del fatto che comunque quando l'ha visto lei erano passate almeno 3-4 ore che lui non aveva più assunto alcol? Stavo rispondendo alla domanda, sì anche se probabilmente era abituato, l'ipotesi che ho fatto era abituato già ad assumere delle sostanze, quindi alcoliche, quindi probabilmente avranno un grado di tolleranza più elevato. Senta, lei ha detto che quando lui è arrivato da voi era in una condizione tale che poi comunque, sia pur con quei miglioramenti che lei ha descritto, alle 8:29 rendevano ancora necessaria la condizione a letto. Le chiedo, da questo punto di vista, quindi lei ha fatto le valutazioni sanitarie secondo i protocolli, a tutela innanzitutto della sua, dell'incolumità dello stesso e anche degli altri. Queste condizioni, vista la situazione, lei ritiene che sussistevano anche durante il trasporto? Cioè per i barellieri? Che era stato corretto che anche i barellieri utilizzassero gli stessi mezzi di contenzione? Quando è stato portato in ospedale, intende? Sì. Sennò non sarebbero riusciti a... Le faccio questa domanda, questa volta più che come teste, sì. Quasi come se lei fosse un consulente improprio. Non improprio perché non ha cioè, titolo, improprio perché la sento come testa in queste condizioni, ho fatto questa precisazione, quindi facendo invece pieno affidamento sulla sua professionalità, le chiedo, se lei si fosse trovata sul posto in una persona in queste condizioni, in quelle condizioni che lei ha visto quando già c'era stato un parziale, una parziale metabolizzazione dell'alcol, l'altro, comunque lei l'ha visto dopo. Ma anche se soltanto l'avessi visto in quelle condizioni, quelle delle ore 6:30, su strada, e le fosse stato chiesto un parere a lei per il trasporto, lei avrebbe reputato corretto utilizzare quel metodo di contenzione o altri similari a quelli che poi avete adottato voi in pronto soccorso ai barellieri durante il trasporto dalla caserma in ospedale? È chiara la domanda? Per il trasporto da dove si trovava all'ospedale? Sì, altrimenti non penso sarebbero riusciti a portarlo, certo. Quindi da qualunque parte quel tipo di contenzione lei lo riteneva necessario in quelle situazioni sue personali? In quello stato di agitazione per portarlo in ospedale sicuramente andava contenuto. Domanda. Quel tipo di contenzione, che effetti crea sulla persona? Crea danni? Cioè perché è approvato dal protocollo? È considerato dannoso? La contenzione di per sé? Quella contenzione. Contenzione fisica. Attenzione, quella, non stiamo parlando più della camicia di forza. La contenzione fisica con fascette? Quella contenzione, sì. Viene adottata nei protocolli perché è considerata non portatrice di danni? La contenzione è sempre un gesto medico assolutamente estremo, nel senso che non è mai scevra di rischi. Certo. Per cui è sempre preferibile cercare altre vie, altri mezzi. Però quando assolutamente è necessaria e non è possibile adottare altre misure, allora va fatta in determinate maniere in modo da essere il più sicura possibile. Insomma, per il paziente. Quello era un modo sicuro? Di trasportare il... Ma loro probabilmente non hanno sono usato dotati... le fasce, quelle della barella, quelle per non farlo cadere. Probabilmente non hanno le fascette che utilizziamo noi in reparto. Che però sono per esempio la polizia ha le manette. Però la polizia ha le manette, per bloccare il braccio c'ha la catenella alle manette. Sì, però non è una cosa terapia. No, ma per emergenza sì. È diversa molto dalla contenzione che avete usato poi in ospedale?
come effetti pratici? Che cosa? La mettere la catenella della manetta, cioè fissare la manetta alla, una manetta alla, alla branda, alla brandina, sì, della lettiga, della lettiga, sì, e l'altra al polso. È molto diversa da quelle che usate voi con... Intanto ce ne vorrebbero quattro. Sì, ma a parte il meno. L'effetto, a parte l'effetto è molto diverso. L'effetto, sì, si può tagliare con le manette, si può E qui non è successo, non c'ha un solo segno. Questo è sicuro, non è successo. A parte questo, perché non ha, non ha ecchimosi, quindi non sono state strette, non ha, non ha segni di lesione, non ce l'ha. Questo è accertato. Ed è resta anche lei, no? Non l'ha vista sui polsi. Non è vero. Quindi al di là dell'uso improprio, il melo, l'uso improprio, no, se io stringo e lo faccio male, quello è un uso improprio, anche se arresto la persona che ha appena ucciso tre bambini, no? Certo. Anche quello non c'è da fargli male ai polsi. No. Gli va limitata la libertà, ma coi dovuti modi. Quindi, accertato... Non è soltanto quello, è anche come messo sulla varella, eccetera, in modo da facilitare la respirazione. Beh, le braccia lungo il corpo, legate lì... Ci sono tutta una serie È chiaro che se uno gliele metti dietro la schiena e lo mette a pancia sotto, certo, può succedere, ma questo non è stato, perché sì, i barellieri non l'hanno fatto così. No. Quindi le chiedo, legare alla lettiga con un anello delle manette, l'altra ai polsi, è molto diverso per l'effetto dalla contenzione che avete utilizzato voi in ospedale, non con le manette? Come effetto sulla persona? Come effetto sulla persona? Ma se... No, se per un breve periodo, che comunque c'è sempre qualcuno che sta attento, che non c'è sempre stato male, attento. Cioè, e infatti non si è fatto male. Dottoressa, questo è un caso concreto. Cioè lui non si è fatto male. Questo è sicuro. Loro non avevano le fascette. Allora, a noi risulta che loro per tre volte gli hanno messo le manette. Per tre volte. Non sapevo queste cose. A intermittenza, tre volte. Una volta, per, se non ricordo male, una volta saliti in macchina perché si agitava, per calmarlo, per impedirgli di farsi. La seconda volta, quando in caserma ha dato, in presenza dei medici, atto a queste manifestazioni autolesionistiche, e addirittura... risulta che uno dei poliziotti ha messo la scarpa sotto la testa perché lui si dava con la testa contro il pavimento, quindi gli ha messo per attutire i colpi, per impedire che quando lo bloccavano, no? Lui si era buttato a terra, loro l'avevano bloccato, allora lui si dava con la testa contro il pavimento, un poliziotto per soccorrerlo gli ha messo la scarpa sotto, nel modo che lui desse contro sopra il suo piede e non sul pavimento. In quel momento, una volta calmato, gli hanno messo le manette, poi dopo qualche minuto si è calmato, gliel'hanno tolto. Quando poi è stato portato via, l'avevano convinto ad andare, ed erano presenti anche i barellieri, sempre i due medici, il 118 e gli altri, uscendo dal corridoio dei carabinieri, c'è la porta a vetri che separa dall'uscita, lui si è lanciato contro la vetrata. Allora a questo punto ha picchiato contro la vetrata, l'ennesima volta. A questo punto i poliziotti un'altra volta gli hanno messo le manette. Quindi gli sono state messe le manette in queste tre fasi per brevi periodi, quindi non è che è stato tenuto ammanettato per tutto il tempo, e durante quindi la fase di trasporto con le fasce. Le chiedo, quest'uso delle manette è molto diverso per finalità e modalità dalle fasce che voi ritenete necessario usare, visto che non hanno fatto danni, in situazioni estreme come quelle? Se non essendoci le fascette, sì, la fascetta è studiata apposta per non creare e queste non l'hanno lesioni, create, per rendere anche sì, più ma non le hanno create, non le hanno create. Sì, ma ci sono anche delle misure. Ah, le misure, quali sono? Sì, per cercare di rendere più, cioè, minore agio, in modo che sì, lui non si faccia male e non faccia male agli altri. Cioè, sono più corte? Quante sono lunghe le fascette? Sono lunghe così, però la lunghezza se la si stabilisce in base a. Cioè, UVA era legato con che mobilità? Quant'erano? In centimetri? Era un po' troppo lungo. Era stato legato male, era un po' troppo lasso. Cioè, qual era il legaggio? Sì, l'ospedale era legato troppo lasso. E qual era il corretto? È molto più stretto. E qual è? Lo dica lei, faccia segno con le mani. 5, 20. No, sopra, se no la vediamo. Dipende, se non è allora questa è la mia mano, dottoressa, nel senso io il cattivo. In uno stato di estrema agitazione, meglio contenerlo cattivo. Abbastanza stretto. Mi scusi, guardi il braccio del cattivo. Sì. E faccia conto che questo il piano d'appoggio del tavolo sia il punto dove deve essere legato il mio braccio. Giù.
Più giù di questo? Un po' più giù. Lo più, abbasso? Abbastanza vicino, mi sì. Mi dica lei quando mi devo fermare. Così, circa così. Così. Non di più. Perché altrimenti chiedo a lei e all'avvocato di quantificare colpi. La distanza. Direi, colpi. Intorno ai 10 centimetri. Meno. 7, meno 7, 10 6, centimetri. 7 centimetri. Un po' saranno. Meno. Perfetto. Un po' meno. Benissimo. 6-7 centimetri, non di più, deve avere di movimento. Viaggio, sì. Questo è. Stando molto bene. Quindi lei dice le manette addirittura erano troppo larghe. Però. Sono più lente, sono più lunghe. Non le lo so come sono. No, sono più di 7 centimetri. Sono più di 7 centimetri. Più o meno. Più o meno siamo lì. Ecco, poi l'importante è che invece se venga assicurata la respirazione. Legare il braccio, come l'abbiamo detto, al lato della barella incide sulla respirazione? Dipende, perché ci sono, i pazienti si agitano, per cui assumono delle posizioni che possono essere anche estremamente pericolose. Lei l'ha trovata in difficoltà respiratoria quando è arrivata? No, assolutamente no. Quindi non si era verificato questo? No. Cioè, lei ha potuto verificare una qualunque problematica nata a seguito di contenzione precedentemente all'ingresso in reparto? No. In qualche cosa che abbia esasperato, generato questa agitazione psicomotore, creato danni alla persona? Danni fisici no, la contenzione comunque crea sempre dei problemi psicologici, nel senso che sì, ma non dobbiamo c'è sempre una reazione, la causa con l'effetto. No, c'è sempre una reazione psicologica poi alla contenzione. Solo psicologica? Sì, se non c'è fisico, se non si... Ma lei bisogna stare attenti a non creare delle Lui si lamentava di questo? Fisiche. Del fatto che fosse legato? No, solo per il semplice fatto che voleva allontanarsi e non poteva. Non si lamentava di essere legato? No. Non lo viveva come una cosa insopportabile essere legato? No. No. E ha riferito sempre su almeno questo. Quando ero io lì in protocollo. Lei dalle 6:29, dalle 6:30 alle 8 no, e 30 giorno, no. Non si è mai lamentato? No, si lamentava del fatto che voleva prendere e andarsene, ma non che allentatemi, sono troppo stretto, non no, mi riesco a muovere, stretto, no. Mi dà fastidio. Anzi, lasciatemi anche libero troppo. Non, prego? Anche troppo per anche lei. Troppo si muoveva, sì, anche troppo. E si è lamentato di questo per il trasporto, per come era stato? Quando diceva sono stati poco gentili, si riferiva a questo? Non lo so cosa si riferiva. No, lui si è lamentato. Detto. Lui si è lamentato, ma non so che cosa facesse. Quindi non ha detto nulla in riferimento all'eventuale uso di manette o altro. Niente. Non si è lamentato di niente. A me non ha detto niente di questo. E a lei lo sto chiedendo, dottoressa. Ma considerato che ha detto che questo tipo di contenzione necessariamente ha qualche effetto psicologico, no? E considerato il suo stato di forte criticità dal punto di vista psicofisico, lei non si è preoccupata quando l'ha visto legato del fatto che questo stato psicofisico potesse peggiorare ulteriormente? Dalla contenzione? Sì. Qualcuno si è posto il problema? Beh, di no, voi? Te lo poni sempre questo problema. Sì, ma come avete reagito? Glieli avete lasciati, quindi avete ritenuto che fosse più importante contenerlo? Sì. Fin quando, infatti, poi si interviene con una contenzione farmacologica. Fino però alla contenzione farmacologica avete però ritenuto che, certo, che anche se era già in uno stato psicofisico, diciamo, alterato, come che definite voi, in uno stato di agitazione psicomotoria, nonostante ciò, la contenzione in quel caso non l'avete ritenuta pericolosa oltre i limiti di tolleranza, diciamo, in relazione alle necessità del caso? Fin quando non si ha un minimo di collaborazione del paziente, fin quando non si ha un effetto adeguato della terapia farmacologica, no. Quando poi agisce la terapia, è logico, immediatamente si cerca di toglierla immediatamente. L'ho detto, è un gesto estremo al quale si cerca sempre di non ricorrere. Ritornando a quello che prima le avevo chiesto, sulla base quindi della sua esperienza e professionalità, nel caso di Uva, quel livello di agitazione psicomotore, quanto tempo ha avuto bisogno per realizzarsi? Quanto tempo? Sì. Ma questo non glielo so dire. Praticamente non ho elementi. In quanto tempo, cioè da sì. Quanto... Cioè se lei dovesse mettere un fermo cronologico andando indietro... Sarebbe bello poterlo fare, ma non è
è possibile. Non è possibile. Secondo me non è possibile. Allora, lei l'ha così, vista alle 6.30, no. Diciamo, per essere alle 6.30. Il dottor Nabusi l'ha vista alle 4.15, la prima visita. 4.15. Sulla base di quello che lei ha visto, era compatibile che alle 4.15 fosse già in quelle condizioni? Sì, poteva anche essere. Poteva inquieto, anche essere. Poteva essere anche inquieto così, sì. Poteva anche essere. Poteva anche essere inquieto così. Quindi lei non ha avuto motivi assolutamente per contestare elementi. Quello che ha detto il suo collega? No, assolutamente non ho elementi. Giusto per chiarire, tra la contenzione non è considerato quello di lasciarlo libero in una stanza? La contenzione? Non è lasciarlo libero di muoversi in una stanza? No. Quindi se qualcuno dicesse che gli è stata limitata la libertà e che lui ha sofferto la contenzione perché è stato lasciato in un ufficio dei carabinieri libero di muoversi, lei che risponderebbe? Cioè era in una... In termini medici? Medici. È contenzione quello di di lasciarlo libero dalla persona di muoversi in una stanza? No, in termini medici no. Medici per questa... Psichiatrici no, la contenzione... un'altra cosa in termini medici. Sì, sì, ma io le faccio una domanda non a caso. Poi, non a caso. Contenzione nel senso che così restrizione. Ha avuto modo di apprezzare che è proprio il modus. Adesso si sta sciogliendo. Adesso, dopo che ha potuto dirmi in faccia che io sono un violento e che aveva paura di avvicinarsi, si è sciolta la dottoressa e non fa più retropensiero e risponde di getto. Ha cambiato anche l'impostazione corporale e quindi... E quindi la comunicazione non verbale dice che adesso è predisposta a dialogare e a rispondere senza più i preconcetti. Che io capisco, perché l'abbiamo imputata. Quindi è assolutamente comprensibile. E poi perché, come tanti, non è, tra virgolette, priva da influenze derivanti da illustrazione dei fatti ricevute da fonti eterologhe, diciamo così, non voglio usare un termine meno felice. Ecco. Allora, quindi capisco, non c'è problema. Si è sostenuto in un'aula di giustizia da parte di un suo collega, del quale non faccio nome, ma non è il dottor Fraticelli, che l'agitazione psicomotore fosse stata determinata dal fatto che, che era stato utilizzato un mezzo di contenzione per bloccare la contraria alle regole sanitarie, eccetera, eccetera. Quando gli è stato fatto notare che non c'era stato nessun mezzo di contenzione, perché non era stato mai legato, mai è stato legato prima di essere portato da voi, che è da voi, è da pronto soccorso in avanti, che lui non è più libero di muoversi, tant'è vero che prima si era potuto fare tutto quel male che si era fatto. La risposta che ci è stata data, secondo me con poco pudore scientifico, è stata quella di dire: ma contenzione è anche il fatto che stavi in una stanza e non potevi uscire dalla stanza. È contenzioso, è contenzione quella, secondo i vostri protocolli? No. Ah, secondo il protocollo no, la contenzione per noi ha un è molto precisa, la contenzione è quando lega il paziente a letto. Punto. Tutto quello che non è legare il paziente ad un letto, termini di contenzione, oddio, se lo legate ad una sedia è contenzioso lo stesso. A una sedia non lo si fa perché... No, vabbè, lo so che non si fa, ma se l'avessero fatto sarebbe contenzioso anche quello, per di più scorretto dal punto di vista sanitario, ma sarebbe contenzioso, giusto? Se lo legassero a un termosifone a doppia mandata, anche quella sarebbe una contenzione. Beh, non è una medica, contenzione medica. Ma sarebbe contenzione quella. Perché allora, la persona non è libera di muoversi. Il termine medico, psichiatrico, contenzione fisica, Fisica? Invece quella farmacologica. Cioè allora, sul letto fisica, perché non si deve far male? Sì. È perché è ottimale per evitare altri problemi? Perché metti tutta una serie di... E poi perché gli permette di respirare testa, correttamente, sì, eccetera, eccetera. Sì. Però contenzione, in quel modo, cioè legato, lei ha detto addirittura con più fasce, sia gli arti, se necessario, la tutte e quattro gli arti. O la si fa bene, cioè... Giusto, tutte e quattro gli arti. Se ti avvicini ti prendi un carro, cioè... Tutte e quattro gli arti. Perché la contenzione è quando la persona deve essere limitata nel movimento anche di un solo arto. È corretto? Sì, anche di un solo arto. Sì. Quindi lasciarlo in piedi, girare per una stanza, non è contenzione in assoluto. No, non è contenzione. Non soltanto medico o non medico, non è contenzione in assoluto. Non è contenzione, sì. Dal mio punto di vista medico, no. Perfetto.
Qualche domanda? No, direi che sei stato benissimo. Esaustivo. Ti ringrazio. Avvocato, mi deve suggerire qualche domanda adesso, visto che si è sciolta pure lei adesso? Mi deve suggerire qualche domanda? No. Benissimo, la ringrazio. Scusi l'incipit iniziale, ma io avevo capito che c'era da far superare un approccio, no, che altrimenti... questo sicuramente, a me premeva che passasse assoluta, ci siamo qua a rendere l'interrogatorio, non ci siamo avvalse, questo volevo che fosse, non siamo a pensare a retroresposte, ecco, è proprio solo un limite dire... emotivo, ecco. No, quello devo... che io già immaginavo e quindi l'ho dovuto in qualche modo io... alienare la simpatia dell'esaminanda per farlo comprendere. C'è anche da dire che poi voi avete delle interpretazioni di termini, sì, che assolutamente del linguaggio completamente diverso. Dottoressa, le assicuro diversi. Che anche i suoi colleghi, perché quando un suo collega, quale perito, ci viene a dire, spegniamo. Perito nominato, no aspetta, quando un collega, un perito del tribunale ci viene a dire che per lui la contenzione è quella che la persona era in una stanza, libero di muoversi, con il medico del 118 che, come ha detto lei, a verbale ci ha detto io non potevo avvicinarmi perché altrimenti mi avrebbe frantumato gli occhiali con un pugno, eccetera, eccetera, e dire che quella contenzione addirittura sarebbe responsabile della morte di Uva Giuseppe, lei comprende che io le devo forse far notare che sulle parole a volte anche i suoi colleghi non scherzano nel travisarne il senso totale della parola, perché insomma a tutto c'è... tutto c'è il limite, insomma, il fatto che l'abbiano messo in macchina e portato in caserma per 20 minuti, e poi sono arrivati i dottori, 20 minuti sono stati lì soltanto, e poi sono arrivati i dottori, e i carabinieri e i poliziotti dovrebbero rispondere per questo, della morte, per stress accaduto 6 ore dopo che loro non l'avevano più in carico, beh, questo è veramente ai limiti della realtà. Questi sono i limiti della realtà. Io lo dico, lo ripeto, l'ho scritto, lo sottoscrivo. E questo qualche magistrato lo valuta, o comunque si vuole intervenire, perché soltanto c'è stato qualche perito che io ho dichiarato inattendibile, in malafede, assumendomi tutta la responsabilità di questa affermazione, che ha avuto il coraggio di dire che in pronto soccorso Uva Giuseppe aveva in atto un'emorragia importante. Così come prima aveva assunto altri suoi colleghi che Uva Giuseppe aveva certamente delle fratture al femore che nessuno l'aveva visto e che con quelle fratture al femore aveva potuto camminare e non lamentarsi e andare pure in bagno e fare quello che ha fatto. Così come altri hanno detto, come per esempio un famoso consulente professore universitario, che non era possibile che ci fosse stata un'embolia grassosa, come dicevano Dario Rimatore, perché in realtà lui aveva scritto una consulenza senza neanche leggere prima la cartella clinica, perché lui ha detto che non risultava essere stato effettuato un massaggio cardiaco. Pensi un po' a che livelli siamo arrivati in queste vicende. E come? È stato rianimato a lungo? Per oltre 40 minuti. Quasi un'ora. Ma se un suo collega viene a dire, sotto giuramento, che non c'è prova di una cartella clinica che è stato effettuato un massaggio cardiaco e poi, dopo, è costretto ad ammettere che lui aveva fatto quella consulenza ed era venuto a deporre in aula senza neanche essersi mai premunito di leggere la cartella clinica, è qualche cosa a volte di poco sopportabile, di poco sopportabile, perché a lei noi non l'avevamo indagata e poi abbiamo chiesto, e non è caprazia benevolenza, perché per come l'ho trattata poco fa credo di aver dimostrato che non era orientata alla caprazia benevolenza all'inizio dell'esame, però siamo stati noi a chiedere il suo proscioglimento. Gli altri due medici gli facciamo delle contestazioni. I tribunali decideranno se loro sono responsabili o meno, ma che loro siano meno responsabili della morte di quella persona per quel tipo di combinazione che noi gli contestiamo è del tutto ininfluente e non consente di dire, solo perché i medici possono essere assolti, che allora l'ha ammazzato qualcun altro. Questo bisogna che siamo chiari sul punto. Ecco. Ma io una domanda invece gliela volevo fare prima di... Lei ha già chiuso, Briga, riapre. Ah, benissimo. Una domanda gliela volevo fare, cioè, perché poi avevamo cambiato discorso. Mi scusi, io lo so, ma... Quando lei ha parlato con la sorella le ha detto che era un anno che non la vedeva, abbiamo visto che non sapeva neanche degli ultimi ricoveri. Le ha detto che sarebbe venuta subito?
Ma veramente avevo insistito di qui da solo in una situazione di così di malessere, di disagio, disagio, agitazione, di solitudine. Non si fida di nessuno, magari e che risposta qualcuno. No, mi ha detto sì, sì, vabbè, vedo cosa riesco a fare. E lei l'ha vista? Io non l'ho vista. Dopo due ore? Giusto? E l'ha vista? No, io non l'ho vista. È passata più di un'ora da quando l'ha chiamata? Quando l'ha chiamata? Verso che ora? Quando ha avuto il numero, alle 7 e un quarto, no? Sì, quando ho cominciato, 7:20. È andata via alle 8:30, la sorella non era arrivata. No, no. Infatti in ospedale arriva soltanto alle 9:30 passate. Alle 10, anzi, arriva in psichiatria. Senta, non ha chiesto di parlargli col fratello? Con? La sorella non ha chiesto di passargli al telefono? Sarebbe stato anche impossibile. Perché? Era contenuto. Col cellulare sì. Ma nessuno si avvicinava. Noi non abbiamo il cellulare. Ma nessuno si avvicinava. Ho capito. Sarebbe, no, però non mi ha chiesto di parlargli. No, io chiedo alla sorella se ha chiesto di parlargli. No, non mi ha chiesto di parlargli. Non gli ha chiesto? No. In ogni caso non sarebbe stato possibile. No, vabbè, però sa. Non gliel'ha chiesto? Non gliel'ha chiesto. E nell'ora che è passata ha richiamato per sapere come stava il fratello? Lei l'ha informato che era stato fatto un trattamento sanitario sì. obbligatorio? Sì, gliel'ho detto. Ha capito secondo lei che cosa significava? Ho cercato di spiegarlo. E quando ha capito che insomma veniva ricoverato in psichiatria? Sì, ha chiesto perché? Ma in quel momento era un po' anche lei un po' in confusione perché non ha chiesto per che cosa, per come, anche perché io non sapevo neanche cosa dire, no. È agitato. Sto cercando una cosa ma non serve per possiamo chiudere? Sì. Chiudiamo, lei ha da aggiungere qualcosa? No. No. Allora chiudiamo che sono le ore 14:49. Chiudiamo?